Buongiorno, buongiorno. Hai mangiato? Non lo so, però ce l'ho. C'è il reflusso, cioè. Buongiorno. Non mi buongiorno. Vorrei, come Fantozzi, non mi vorrei mica vomitare qui, no? No, no. Però non possiamo aprire così. Sì, ma che hai mangiato? Ma è regolare. E per come ti vuole? Forse il caffè è stato. Questo è pericoloso, il caffè sì. Senza niente al mattino. Infatti non lo prendo più. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Francesco. Co-conduttore. Però chi è il padrone? Io no. Come no? Non ho padrone. Tu sei co-co-co qui? No. Come sei? Perché assunto, regolare, preciso. Regolare. Sindacati hanno controllato. Regolare, tutti esultano. Buongiorno. 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 Cos'è questo? Questo è che fine settimana, però è la prima parte dedicata alla rassegna stampa, commentata da Francesco Marcozzi. Non vale tutti, però. No, beh, no, perché? Esofageo. No, quello non... Ma ci soffri? Beh, evidentemente sì. No, tu lo sai, è evidente. Sì. Ma quindi non è solo stamattina. Non no, sono due o tre giorni. No. O poi che è arrivata la signora della spiaggia dei assolutamente, cani. Assolutamente. Poi io amo i cani. Ami i cani? Moltissimo. Perché? Perché ne ho avuti da ragazzi e quindi mi piacciono. Non ce l'hai più, mo? Tu? Sì, ce ne ho due. Ah, ma tu no, non ce l'hai? No, adesso no. Non più. Ti rimagnate, sto facendo. Allora, apriamo con chi? Allora, a turno prima, facciamo. Sì, stamattina apriremo con il messaggero. Il santo però, e poi vediamo, le previsioni. Intanto le prime pagine per, il santo, tutti, sì, per vedere come hanno aperto i quattro quotidiani. Allora, come quello fa, come si chiama? Come fanno quelli in televisione normali? Quelli forti? Quelli forti. Dimmi, quelli che però hanno il... in pensione. Dimmi, se perché andare in pensione? Perché non riusciva più a fare ma così, dai. Non ci capiva più niente. Vedi che infatti noi abbiamo il cartaceo. Cartaceo, sopra il cartaceo. Fresco, lui faceva, ecco i giornali freschi di stampa per non fare quello. Una volta si compro così, scomparvero tutti. Andare in pensione per questo è Dimizio, conosci, no? L'hai no. Sì. Cioè. A quale rete? Dimizio, canale 5. Quello che faceva la rassegna stampa, lui l'ha salutato. Sì. Ma quello che veniva al mare a Giulianova? No, c'ha il padre Giulianova, ecco. Che è il radiologo. Il baffetto. Perfetto, quello. Io l'ho incontrato proprio sul bagnasciuga a Giulianova un'estate. A piangere dei cani, no? No, ancora non c'è, era di là da venire. Prego. Il messaggero apre con l'incontro all'Aquila, Fornero, sindacati, scusa alta un tensione. Un attimo, se mi sono sbagliato. Ma non andavamo prima con il santo del giorno? No, quello lo facciamo quando cominciamo. Ah, è vero, le previsioni me le sono dimenticate. Beh, oddio, sa vecchiere. Quando mi parla di Giancarlo... Andiamo a vedere, salutiamo Giancarlo Rapagnani. Sì, può venire pure qua. Non mi confonde, Francesco. Quant'anni è Giancarlo che sta qua? C'hai i cani tu? Da sempre. Se la mangia, anche se la mangia, che sta tutto bello robusto. Si arrabbia l'ospite che poi tu avrai... No, ma è simpatica, sei vestita da donna oggi. Perché se no sei allora, un uomo. Vediamo le previsioni del tempo. Previsioni sono del tutte tempo. Belle comunque. Sì. Previsioni per oggi in provincia di Teramo. Al mattino sereno su gran parte del territorio provinciale. Dal pomeriggio fino a notte cielo in prevalenza sereno. Temperature stazionarie, massime comprese tra 24 e 27 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 25 e 28 gradi sulle coste, venti deboli orientali, mare calmo o quasi calmo. Che fine settimana, ricordiamo, sei ospite. Un po' confuso, sono ospite, infatti la confusione. Allora, diamo un'occhiata innanzitutto a come hanno aperto i giornali. Il messaggero l'abbiamo fatto vedere, eccolo qui, l'Aquila, Fornero, sindacati, alta tensione. Poi però c'è un'altra apertura che riguarda Teramo e questo argomento lo ritroveremo sulla prima pagina di tre quotidiani su quattro. Aiutatemi o mi butto di sotto, Teramo, attimi di terrore, la donna convinta a scendere dal sindaco Brucchi, disoccupata, sale sul cornicione del comune, vivo con 270 euro. Una signora di Bellante che ieri mattina appunto è salita sul cornicione del cortile del comune, proprio appena si entra. Perché hai scelto Teramo? Per porre l'attenzione, no, ieri proprio Dorotea le ha fatto l'intervista a questa signora, ha detto a Bellante, a me mi dà una mano ogni tanto il sindaco, proprio di tasca sua, sono venuta a Teramo per porre l'attenzione questa mia difficoltà perché non ce la faccio andare avanti, quindi è arrivata al capoluogo per... È un dramma, sì, ma se Brucchi ha dato qualcosa? No, questo non lo so. Non lo so. So che la signora è stata in ospedale e quindi aveva conosciuto Brucchi come medico. E allora è tornata a terra, anche questo è un motivo, esatto. Poi vedete il centro che apre proprio nell'edizione di Teramo con questo argomento di cronaca, vivo con 260 euro, chiede aiuto, Teramo, una donna di 54 anni, disperata, sale sul cornicione alto 10 metri
del comune il secondo caso di dramma sociale che scoppia in meno di due giorni. Ma si può arrivare facilmente sul cornicione comune? Beh, lì ci si arriva entrando appunto nel cortile, no? Te lo ricordi? Sì, quello sì. Poi cominci le scale a salire verso il sindaco, verso la sala consigliare. Lei si era fermata da una finestra, quelle ci sono le finestre che danno sul cortile, poi c'è una foto, lo vedremo, e quindi sì, ci si può andare. Speriamo che non ci vada più nessuno. Minaccia di uccidersi in comune. Anche la città apre così. Cinquantenne salvata dal sindaco Brucchi, non ho i soldi per curarmi. E poi l'altra apertura riguarda i problemi dell'Università Teramo con la foto. L'Ateneo chiede aiuto non al molla. Ministro. Non molla. Il rettore non intende dimettersi. Sarà tranquilli di nome, da... basta. Che fa? Te accetta la battaglia? Beh, evidentemente sì. Sfiduciata dal Senato Accademico e poi anche dal Consiglio di Amministrazione praticamente. Il Tempo invece sceglie un'altra apertura, lo vedete? L'Europa ci chiede 11 milioni di euro per il latte. Commissione dell'Unione Europea, Febbo attacca il suo predecessore, sperperava i soldi all'estero invece di controllare. L'Abruzzo rischia di dover pagare una multa salata per il mancato rispetto delle quote. Poi, con la foto, barca bacchetta chiodi, critica il rapporto sulla ricostruzione, poi lo vedremo. Allora, cominciamo con il Messaggero così. A turno abbiamo detto. A turno. Prima giornata il Centro. Poi abbiamo fatto, Tempo, no, credo che abbiamo fatto due volte il con il centro sì. Sì, poi il Tempo, oggi Messaggero, il Messaggero, prossima la città, te lo ricordi tu perché io non lo dimentico. Ricordati che non è una discriminazione, sabato prossimo, città. La città, va bene? Ricordiamoci se ce lo dimentichiamo. Non so, mi dispiace a Davore, però lo facciamo lo stesso. Allora, il santo lo vuoi sapere? Sì, secondo me è San Bruno oggi. Non è completo. Abate. San Bruno Abate. Tutta memoria. Nato intorno al 1030 in... Toscana. In Germania. È vissuto tra la Francia e l'Italia, però. Ecco. Era un nobile... Aveva una casa a Poggi Bonzi. Sì? Sì, sì. Aveva... Era un nobile renano, poi studente e quindi insegnante a Reims, potrebbe diventare vescovo, abbiamo cambiato il tempo, ma per dare un segnale forte di rigore si stabilisce in una località selvaggia, detta Chartusia. Certesi in francese. Ma si legge tu lo francese? No, però tutti mi ha detto. Voi sapete ma tutti può essere certese, la dottoressa di Certesi. Non sa niente, dottoressa. Dove vive in povertà? Sì. Va bene. Vive in povertà. Vabbè, un santo. Ma te l'hanno sacco tutte queste possibilità? Era insegnante, no, sì, lo stimavano, studente, no? Quindi insegnante a Reims. Poteva diventare vescovo. Nel selvaggio andò. Come San Francesco ha detto, tutti i poveri. San Francesco è il più grande di tutti. Da là, insomma. Allora, gli auguri a tutti quelli che si chiamano Bruno. Brunetta. Brunetta. Bruna. La Brunetta dei ricchi e poveri non si chiamava Bruno. No, lei. Non mi ricordo. Credo di no. Però tu sei ferrato. Sarà perché ti amo. Esatto. Fornero, sindacati, alta tensione. L'Aquila, prologo polemico prima della visita alla sesta conferenza nazionale del volontariato. Non c'è niente, ma perché? Rispondo alle proteste sul caso dei soldati, faremo così. I ricchi e poveri erano quattro, poi diventarono tre. Perché Marina Occhiena lasciò. Che fece? No, perché lasciò? Ah, non me lo ricordo. Sì, tu lo sai? Sì. Perché? Che si innamorò del marito della Brunetta. Ah dai? Sì. E quindi? Via. Sapevi tu? E il marito della Brunetta non era... Non cantava, no. Perché c'è un altro ascoltava. Che non canta, quello Bruno. Certo, quello... non era impegnato per ma quello, Brunetta. Quando quello, non cantava... Ma anche quello canta, in due canto, quell'altro quello con la voce cupo, non senti niente, è vero? No, lo sai che ho notato io negli anni? Niente. Che prima cantava, poi invece... No, non lo posso playback. Dire. Non canta più tanto. No, ma manca prima, qui due si sentono, la Brunetta e il biondo. Qui ci hanno messo perché era bello. Questo proprio no, però insomma. La foto a che si riferisce? All'auditorium di Renzo Piano, all'Aquila, vicino al castello. Tutto inaugurazione molto. Tra i veleni, per l'auditorium di Piano c'è Benigni tra gli invitati. Domani c'è la prima, questa vale la pena l'auditorium, l'inaugurazione diciamo dell'auditorium con Abbado, però c'è polemica per gli invitati. Poi lo vedremo sul centro ha stampato tutti e 230 i nomi degli invitati, una curiosità. Tu ci stai? Non ci sto. No, poi lo vediamo. Vediamo qualche terra famosa. Se a nostra insaputa, ma 230 so però. Perché noi, intanto che tu figue, No, tu devi commentare qua. No, dai. Mi piace più vedere i nomi degli invitati teramani. Lasciamo la suspense, tra un po' saliamo. Allora, bello questo, addio alle armi. Andiamo. Mi piace, addio alle armi. Addio alle armi, l'esercito lascia anche sul Mona dopo Chieti. La riorganizzazione. Aveva già lasciato Teramo, beh, giusto? Sì, beh. È facoltativo adesso, no? Va bene. Quindi, tu l'hai fatto? Il militare non l'ho fatto. Ecco. Tu? Sono brugato, mi sono fatto. E tu? Mango. Baglia. Aiutatemi o mi butto di sotto. Abbiamo visto qua. E vabbè, però lo ridiciamo, la seconda apertura. Se insiste la gente si butta vivo di con 270 euro.
Poi altri titoli che riguardano lo sport: un socio uruguaiano entra nel Pescara, opzionato Rodriguez, e il Lanciano a Brescia per allungare la serie di risultati utili. Sarà un parente. Belen Rodriguez. Con la piacerebbe ai giocatori. Con la farfallina, e poi non giocano. Bravo. Il Lanciano perché? Perché si gioca la Serie B il sabato, vero? Sì. Me lo confermi tu, anche se noi, le nostre realtà, non siamo da Serie B, però non vuol dire. Allora, all'interno, gli esodati e forze dell'ordine faccia a faccia con la Fornero. Eccolo qui il titolo, il ministro risponde alle proteste, farò il possibile all'Aquila. Poi, un altro argomento, ormai diventa argomento caldo questo, Francesco, quello delle il toto candidature praticamente, no? Alle prossime politiche. Costantini verso Roma. Un poker per la regione, la strategia dell'Italia dei Valori, Di Pietro a Pescara, Abruzzo e Molise devono unirsi. E intanto, mentre si fa questo, commissiona, fa i commissari. Sì, a Teramo. Teramo, è stato tolto tutto. È vero, c'è fermento nell'IDV teramano, diciamo così. Mascitelli declina la linea nazionale, UDC, nessuna preclusione. Preclusione. Andiamo avanti, stiamo ai principali titoli. Sì, tu leggi tutto. Velocemente vogliamo andare con... Sì. Beh, Abbado qua ci interessa a noi. Ma perché mi sono... Eh no, ma guarda un po', se non... vabbè, ma mettetemi in un... Fatevi mettere in un posto più... Dobbiamo spostare il tavolo o la telecamera. Auditorium, inviti e polemiche, la metà dei consiglieri resta fuori, capito? Metti che ci siamo noi nei nomi, poi vediamo. Ma non lo so, ma qui ci piace. Ma perché ce lo dovevano... Ci stai a invitare come ma televisione, no? Al loro posto i parenti delle vittime. Vittorini dice non siamo allo zoo. All'inaugurazione con piano anche Benigni e Labraschi. Labraschi, la Nicoletta. Capito? Andiamo avanti. Però io sono tentato sempre di vedere ci arriviamo subito. Mattone in crisi, lo sapevi, a Pescara? Sta in crisi forte. Ovunque stai. Sì. Case, anno nero per vendite e affitti. Dillo a me. Calo del 27% rispetto... Tu sei, rispetto... lo sai, sei del settore tu. Io... Sei l'architetto? Quando non sto qua faccio l'architetto. Ma senti, sembra una polemica. Che è più importante, architetto o ingegnere? Beh, penso che non no, è... Uno, no, ho chiamato un architetto per ingegnere, ma che è meglio? No, quello perché ha studiato per quello, pure a me se mi dico ingegnere è preciso, no? Ma se a te ti dicono... Giornalaio, no? No, giornalaio, no. Scusi, architetto, tu dici no, giornalista, mica perché... Ma non è uguale architetto e ingegnere, questa è l'ipotesi era. Di solito l'ingegnere fa lo strutturista. Ma nessuno ti ha chiamato architetto? In che senso? Nessuno. Buongiorno architetto, sei imbrogliato, niente, è successo nella tua vita. A me, se mi chiama architetto ci azzecca, no, se mi chiama ingegnere. Sì, è successo. E che hai detto tu? No, architetto. No, architetto. Ma no, mica arrabbiato. Qualcuno sì. Vabbè. Girolimetti, Ance, il mercato è fermo. Ma non ridere, hai fatto uno sorriso sardonico. No, no, sardonico mi piace. Dicesi sardonico. E dai, che e vai. Perché è grande il messaggero. Ma, già, Università d'Annunzio, partenza tra luci e ombre, le critiche degli studenti, le aule si allagano, pochi spazi per preparare gli esami. A casa, partito l'anno accademico, iscrizione ai livelli del 2011, offerta formativa valutata positivamente. Quindi allora, quando io... queste luci. Senti luci. Qua, ti dico delle aule. Sì. Quando studiavo io a Pescara, addirittura a Palazzo Perenic, mi ricordo un esame, era affollatissimo, eravamo, che ne so, 100 ragazzi vicino alla cattedra del professore, a un certo punto il professore... A ora di pranzo disse fermi tutti, io vado a fare l'aperitivo, venite con me e continuo a fare gli esami al bar. Quindi succedeva anche di questo. Per tutti anni. Promosso? No, poi... Bocciava? Sapeva. Gli offro io, professore. Questo... Allora, cornetto. La prima di Teramo, Francesco. Oh, e qua siamo ancora sull'università. Tu sei leggi, ma se io ti dico in due minuti di riassumere quello che succede all'università, lo sai fa? Beh, quello che succede è che nella riunione del Senato accademico ci sono stati 10 voti contrari. Sì, questo l'ho letto pure, ma perché ce l'hanno con lei? Che ha fatto? Evidentemente... No, evidentemente, devi sapere. Telefoniamo alla Leali. Sei in grado di farlo? C'è una rottura tra le facoltà, c'è. Quindi tutti contro, cioè, però anche scienze politiche boccia il rettore. La facoltà ora sollecita le dimissioni immediate della Tranquilli Leali. Perché pare che il candidato sia proprio quello il presidente di scienze politiche. D'Amico. Vero? Quindi questo boccia giustamente. dovrebbero dire te, che fa la Lega? Dopo la sfiducia, dai vertici arriva quella della base. Per gli studenti urge cambio di rotta. Pure, nel titolo che ha fatto il messaggero, scienze politiche boccia il rettore, sono gli studenti però. Quindi anche ieri c'è stata una nota dei rappresentanti degli studenti. Non la vogliono. No. Che vogliono andare subito al cambiamento, ma soprattutto perché... Ecco, vedi che si è preparato. Nel senso, anche chi non è contrario alla persona Rita Tranquilli Leali, cioè al rettore, ma siccome si è creata questa frattura, non c'è più unità di intenti e quindi l'università rischia di rimanere bloccata perché le iniziative prese dalla Rita Tranquilli Leali, dal rettore, le spese che deve fare, le iniziative che vuole fare, se non c'è unità di intenti non si fanno e quindi l'università rischia di bloccarsi.
Il dramma: aiutati, una donna minaccia di gettarsi al cornicione del cortile interno al municipio, l'abbiamo visto in prima pagina. Poi, colpo in gioielleria in centro, due rom arrestati a Brescia, evasione fiscale da 200.000 euro, artista vendeva le proprie opere ma non versava un centesimo. Sotto un albero scoperti 2 chili di eroina, mi ricorda Pinocchio quello. Ancora non ci sta l'eroina là. Non premio di Venanzio, da domani torna il premio, tu, ieri è stato presentato. Ti piace, te le sposti. Mi piace forte, sì. Ma mi piace anche perché i direttori della fotografia sono quelli che praticamente lo fanno il film, no? Sono il braccio destro del regista, insomma, quelli che decidono l'inquadratura, le luci. Andiamo. Giulianova. Ecco. Fiamme e paura all'Annunziata, incendiato il ripostiglio, il fuoco allambito i piani superiori, da un appartamento il fumo si è sparso per tutto il condominio, gente in strada di Francesco Marcozzi. No, ma non è questo il problema, cioè voglio dire, questi sono i problemi dell'Annunziata, sì. Questi qua, che ogni tanto ciclicamente ritornano, eccoli. Dove bisognerebbe fare la rivoluzione. Da che viene questa polemica? Beh, perché non sono invece? È stata fatta per la spiaggia. Ah, per i cani. No, ma questo, ecco qua. Ecco, questa ecco. È la realtà. Le altre sono sovrastrutture, come si diceva. No? E tu dici, quindi sono state un po' strumentalizzate. Ma no, verremo poi con la signora. Io non... Va bene, bravo. Io ritengo, ma scusi, mi dispiace per lei. Vai. Che mi guarda lì. Per me, cioè, non c'è la spiaggia dei cani, non ci cambia la vita, no? La spiaggia dei cani, non ho capito. Non ci cambia la vita. No. Questo ce la può cambiare. E quindi qua si fa le rivoluzioni, perché l'Annunziata, la rivoluzione la devono fare quando hanno messo i rom, tutto tranquillo, quando hanno fatto i palazzoni dal 1967 che non si vede il cielo, il mondo, tutto tranquillo. La spiaggia unica bici? Rivoluzione. Problema. Perché? Avanti. Perché? Perché? Per motivi? Di? No, con AP cominci, per motivi? Sì, sono sputare. No. Già di reflusso, scusa. Per motivi? Ma non lo fare. No, così. No. Perché non so che ti. Ma scusa, per motivi ci posso. Se non, se, quando è che uno dice tu mi stai strumentalizzando? In quale settore della vita? Politica. Porca miseria. Scusa. Prego. Vabbè, andiamo avanti. Roseto, ecco. Contenzioso mette a rischio l'area artigianale. CNA protesta, quella vicina all'autoporto. Con foto di Gloriano Lanciotti. Direttore? Direttore della CNA. E lui sta lì, in agguato. Tortoreto, per il turismo, il verde regolamentato, il verde pubblico e privato. Un altro titolo di questi, almeno, questo qui, Giulianova, Emanuele, due ipotesi di reato, l'autopsia evidenzia la vecchia lesione. Pare che, insomma, è chiaro che non si aspettava grosse cose l'autopsia, nel senso che le fratture sì. Che ha riportato nella caduta ci sono, però l'autopsia ha scoperto una lesione vecchia che sarebbe stata fondamentale, cioè quella relativa molto probabilmente all'aggressione, cambiamento della personalità dell'operaio. Che quindi poi ha squilibrato il suo... Tanto è vero, quali sarebbero le ipotesi di reato? Perché qua torna poi una cosa che veniva scartata all'inizio, omicidio colposo, quindi non si sa ancora di chi, e un reato strano, specie, però c'è induzione al suicidio. Quindi questo sarebbe addirittura... Due. Poi si vedrà però a carico e di questo, chi. Lo vedremo. È successo a Roseto quello sì, scontro, sì, 30 agosto. Davvero una brutta storia questa. Andiamo adesso allo sport. Sport. Il Pescara, calcio di Serie A, Cascione avvisa il Pescara e un esame di maturità. Il capitano detta le regole per la sfida ad alta tensione. Te le ricordi? Tu questi giornali di sabato li puoi conservare? Li conservo. Perché a me mi piacciono le dichiarazioni che fanno sullo sport. No, andremo live. Poi li vuoi vedere il sabato prossimo che cosa è successo invece di quella partita. Di quella... Ti devi ricordare però. Quindi aspetta, poi devo prendere quelle del lunedì. Sì, tre ne sono tanti. Quelli del lunedì. Sabato, lunedì? No. Quelli del sabato. Questi devi conservare. Va bene, questi e vediamo che cosa dicevano sabato scorso e quello che è successo. Ti piace? Lo farò. Come va? Sta migliorando questa trasmissione diuretica. Pallamano. Questo no, poi ci vanno. Pallamano. Cus e Pharma più? Sì. Trasferte proibitive a Noci e Fasano. La Tecnoelettronica Teramo riposa. Questa è la Serie A maschile. Tre gironi ci sono quest'anno. Seca, il nostro torneo inizia dalla prossima settimana. D'Arcangelo dice ce la giochiamo. Intanto il Teramano Montauti per Luigi in corsa per la presidenza della Federazione Gioco Handball. Da poco ci punta, eh? No. Ogni adesso, tanto esce però il nome. Adesso si è candidato. Forse era uscito, però questa volta lui si è proposto. Sì, è un esperto. Un esperto lui. Beh. Allora, Speranza. Il calcio di Serie B, Lanciano cerca conferme a Brescia. Gautieri giocano con un 5-3-2 prudente. Attenzione alle ripartenze. Questo è un vecchio classico, alle ripartenze. Una volta si chiama contropiede. Contropiede, è vero. In seconda divisione, Speranza. Teramo, due gare chiave. Due gare interne c'ha Teramo. Chieti Martina di Filippo sente aria di promozione. Una l'ha vinta già, la seconda questa. Ha vinto col Borgo Abuggiano. In casa, poi è andata a vincere fuori. Adesso ce n'ha due in casa. Sono... Allora, la prossima non leggere, quella dove la è nato San Bruno.
Dove è stato San Bruno secondo te? A Poggi Bonzi. Esatto. Ma c'è stato San Bruno? Viene il Poggi Bonzi. Viene c'è stato a Poggi Bonzi. C'è stato? Se tu dici chi è il protettore di Poggi Bonzi? San Bruno. Abate. Va bene. Sono tentato di andarlo a vedere su internet, lo farò durante la pubblicità. Ma ricorda di giornale. Rugby, l'Aquila a Prato cerca il riscatto, Lorenzetti conferma Robinson e Campo. Noi vogliamo sapere gli invitati, degli invitati. Basket di NB, Amatori Bernalda, Trullo senza Maino o Maino e la prova del fuoco dopo il facile avvio. E qua? Calcio a 5, Pescara a questa pone, esami, fuori casa. Bernalda. Bernalda, ti piace il nome? Allora, adesso il centro. Sì, perché soprattutto, ma tanto perché, dai, vive. Vabbè, questo l'abbiamo visto, il dramma vissuto ieri dalla signora, è andato tutto bene. Sì, meno male. Meno male. Questo è il secondo titolo. Questo è il secondo titolo, è certo. Con Benigni e signora tra i 250 VIP all'Aquila per Abbado. A pagina 31. Vuoi andare subito là? Sì, beh. Andiamo a pagina 31. No, a pagina 31, io l'ho già sfogliato. Non ci sta più. E questo qui con Benigni invece e, i nomi? E la moglie, i nomi stanno nella pagina dell'Aquila. Ecco qua. Oh, ma come allora, sono divisi? Vedete qua? Sono tanti, e poi non sono tutti. Dottor Giovanni Chiodi, ecco questo. Vabbè, il presidente della regione. Ma sta 175esimo. Allora, concerto di Abbado, ecco i 238 VIP. No, ma perché sta 175esimo? Vabbè, ma io non credo hanno fatto una classifica di merito. Guarda, si apre con Conservatorio Casella. Vabbè. Vedi, questi quindi sono tutti del Conservatorio. Guarda un po', che sfilza ci stiamo. Tu fai parte del Conservatorio? No, no, quindi neanche io, inutile. Poi, altri cittadini aquilani ospiti del comune. Quindi aquilani però. Quindi non ci siamo. Vedi? Tutti fin qua. Poi Provincia Autonoma di Trento. Perché? Forse è quella che ha realizzato insieme a Piano, credo, visto che è tutto in legno, magari i trentini hanno... 33 ne sono stati. Vedi quanti ne sono? 33. C'è anche l'arcivescovo di Trento, 33. 33 trentini. Entrano a Trento. Dirigenti generali. Niente. Ma De Col, Bertoldi, Botto. Dirigenti, Cesarini, Sforza. Non è lo spumante? No. Vabbè. Zanetti e Cocco. Presidenti e associazioni di volontariato. Vedi un po' se c'è qualcuno. Niente. Trento... Perché eravamo niente? No. Andavo da Trento? Sì. Provincia Autonoma di Trento. Ospite dell'architetto Renzo Piano. Beh, lui. Questi l'ha scelti lui. Li vogliamo leggere? Si è automesso. Guarda chi sono. Roberto Benigni. La moglie. Nicoletta Braschi. Tiziana Quaglia. Vabbè. Non lo Curzio so, Maltese. Non lo leggere così, questo sì famoso. Sì. Paola Monti, la figlia di del presidente. Milli Piano, sì. Lia Piano, Francesco Manni, perché la nonna, Laura Colonna, la moglie, la sì, tutta portata. Goffredo Bettini, Ivan Zulberti, Tiziana Bianchi. Poi il gruppo progetto che ha fatto il, capito? Architetto, gli architetti l'inaugurazione. Orsatti. Imprese, Drangete. Niente. Orchestra Mozart, non ci Abbado Alessandra, non ci siamo noi, Abbado Manca Daniele. Benedetto Marcello. Niente. Ci sta. Vediamo un po'. Istituzione Sinfonica Abruzzese, un solo nome. Nardecchia, quindi aquilano, un cognome tipicamente tipica, aquilano. Società Aquilana dei Concerti della Barattelli. Poi abbiamo gli esperti musicali della società Barattelli. Tu sei un mezzo esperto musicale. Ma no, di musica leggera. Vabbè, che significa? I solisti aquilani. Revival. Comitato organizzativo i cantieri dell'immaginario. Niente. Fondazione Musica per Roma, Carlo Fuortes. Fuortes. Autorità nazionali. Ecco, qua cominciamo. Dottoressa Antonia Pasqua Recchia. No, questo non ci sta. Guido Letta, Pescosoli. Ecco, Letta. Dottor Gianni Letta. No, fa Maria, ecco i Magnarucci. Franco Maria, No, questo è... Ha usato in termini, no, no che popolare. Popolare sì, per voleva dire politico, ma non voglio no, dire no, assolutamente. Però rende l'idea. Non era legato né a Franco Marini, no, né ai personaggi qua, in genere, nell'immaginario collettivo. Franco Marini, poi di San Pio delle Camere, vicino al paese dei miei, vicino a Poggio Picenza, non scherziamo. Ma tu sei aquilano? Io sono aquilano. Ne avvetate? No. E come si permettono, insomma? Sono di Poggio Picenza, forse. C'è una discriminazione. Potevi andare nel gruppo degli architetti. Dei solisti aquilani, come solista. Vabbè. Allora, Giovanni Lolli. Senatore Giovanni Lolli, onorevole Paolo Apelino, onorevole Filippo Piccone. Poi autorità locali. Dottoressa Giovanna Maria Iurato, che è il prefetto dell'Aquila. Il dottor Gianni Chiodi, il presidente della regione Abruzzo. Nazario Pagano, che è il presidente del consiglio regionale. Antonio Del Corvo, presidente della provincia. Quello del CAL, quello della provincia. Sì, bravo, del consiglio autonomo locale. Cecere. Cecere, chi è il questore dell'Aquila? Poi. Carlea. Il provveditore alle opere pubbliche, Augusto Pace, Saverio Corasaniti, Fabio Picuti, il sostituto procuratore, Fabrizio Magani, Patrizia Zambrano, Lelio Russo, Luigi Bettoni, Roberto Marotta, Raffaele Marola e dottor Vittorio Iannucci. Poi, forza dell'ordine e corpi dello Stato. Beh, a tardi, quarta. Quarta, Garassino, nessuno, Basti, Savini,
Niente. Poi che vuoi sapere? Sindaci. Giunta comunale, cioè, sindaco. Tutta la giunta, consiglio comunale dell'Aquila. Consiglio comunale, struttura comunale. Un teramano ci sta. Cioè? Chiodi. Ah, perché è presidente Chiodi, della Chiodi, uno solo. È vero. Vabbè. Allora, e noi siamo letti 280 per andare a vedere. Abbiamo quasi, l'hai voluto fare tu. Sì, ma pensavo che ci fosse qualcun altro, insomma. Allora. Vogliamo andare subito all'interno? Sì, andiamo all'interno. Andiamo all'interno. Abruzzo, cure costose, eccolo qui. La denuncia del PD, i pazienti pagano i tagli, i poveri pazienti pagano i tagli, il capogruppo d'Alessandro in consiglio regionale del PD, niente rimborsi per i farmaci non generici, il governatore Chiodi scarica i costi del risanamento sugli abruzzesi non abbienti. Poi. Di Pietro, guarda che dice, Abruzzo e Molise uniti, il leader del DV a Pescara ha detto siamo tutti pastori, è ora di tornare a stare in un'unica regione, per questo motivo. Architetto pastore. Sì, sì. Andiamo avanti. Eccola qua, vive con 260 euro, sale sul cornicione, vedete qui dove si era, era uscita dalla finestra, dito proprio sul cornicione, senza nessuna protezione, quindi insomma si sono vissuti attimi di grossa apprensione. Ma hai detto che è successo altre volte? No, che erano saliti sul cornicione, no. Che gente era entrata per protestare o comunque per fare qualche scena un po' eclatante, era successo. Difatti credo che il sindaco stia riproponendo quell'idea di mettere una specie di filtro proprio all'ingresso, qualcuno che possa chiedere almeno un documento e dire che deve fare, che non deve fare, quindi per salire poi dal sindaco comunque per andare a vedere il consiglio comunale. Le due rom. Rubano sul corso 50.000 euro di gioielli, furto in un negozio in centro, arrestate mamma e figlia, finte clienti incastrate dalle immagini delle telecamere. Impresario d'arte evade 200.000 euro, la finanza sequestra depositi e libretti a un personaggio teramano che commercia quadri e sculture. E poi la rapina in via Pannella, il bottino sale a 130.000 euro, la rapina in banca, la polizia ha già le immagini dei tre banditi. E poi stiamo ai titoli principali, preso con 100 ricette di morfina rubate, finisce in carcere un disoccupato di Canzano nella sua casa in AS, sequestrano più di 5.000 medicinali. Poi vedete quest'altro titolo, l'università, Brucchi al rettore, faccia un passo indietro, anche il sindaco Brucchi. Bufera sull'università, il sindaco consiglia a tranquilli leali di dimettersi, lei ci sta pensando. Teramo snobba le donne, le dedica 2 strade su 100 e la città con il record negativo. Giulianova invece ha già una lunga lista, ecco i grandi nomi, dalla Merlo alla Converti e la Pepe, da non dimenticare. Andiamo ancora avanti, il Teramo Calcio abbraccia 400 alunni di Castelnuovo, la festa, riparte il tour dei giocatori biancorossi nelle scuole, Campitelli vuol conquistare piccoli tifosi normale, nei comuni vicini, sì, non è quelli, sono di quelli colorati. Corretto. Poi siamo a Tortoreto, 2 chili di eroina trovati sotto l'albero e caccia al fuggiasco, stavo dicendo sotto l'albero, no? Sotto l'albero. Era quelle famose. No? Tortoreto, operazione della finanza vicino al cimitero. A Sant'Egidio sventato mega furto di vestiti, suona l'allarme, una guardia del Livri mette in fuga i malviventi già pronti a caricare un camion. Tortoreto, vigili urbani, il TAR annulla il concorso, è tutto da rifare. Bimbi abusati, siamo processo a Mosciano. Le maestre in aula ce lo raccontarono in lacrime, il processo a 2 coniugi e un loro amico di Mosciano, imputati di violenza sessuale su 2 fratellini, le insegnanti raccolsero il racconto dei piccoli e la loro denuncia fece scattare l'inchiesta. Poi paura all'annunziata, l'incendio minaccia una palazzina e l'incontro, stazione da riqualificare, la stazione di Giulianova, patto comune, ferrovie. Siamo ad Atri, 8 comuni sono pronti a passare a Pescara Chieti. Il consiglio straordinario con Atri, Silvi, Pineto e i centri della Valfino vota all'unanimità. Se il governo accorpa Teramo all'Aquila, ci stacchiamo. Vabbè. Ogni tanto escono queste cose, no? Sì, ma cicliche. Cicliche. Silvi, no, Martin Sicuro. O magari cioè, i comuni della Librata confine, verso Ascoli, sì, un po' succede alle zone di confine. Roseto, gli artigiani vedono la fine. Dovremo chiudere i 5 milioni arretrati degli espropri. E Roseto, nominata città dello sport, il riconoscimento potrà ricevere soldi dall'Unione Europea per ospitare eventi. Sì, a Pescara il principale titolo è Porta Nuova, domani vietata la sosta, la partita a rischio per la partita di calcio. E invece questa notizia, tra il curioso e il preoccupante per D'Alfonso, però sta bene. D'Alfonso cade dalla bici, spalla rotta, incidente in via Collemarino, l'ex sindaco ricoverato in reparto di ortopedia dell'ospedale. Ho letto l'articolo, ma ha sentito squillare il cellulare, si è distratto, ha preso uno, sai, dei dossi, quelli che cercano di limitare il traffico, quelli che vengono messi sulle strade, quindi ha un po' perso l'equilibrio, è andato sul dosso, è caduto rovinosamente a terra,
si è fatto male leggermente a un occhio, si è rotto l'occhiale, insomma. Vabbè, ma lo so, guarda, cadere dalla bici se non porti il casco può essere pericoloso. Perché risponde? Qui non ha detto che ha risposto, che si è distratto però. Uno squillo si è distratto. Forse ha cercato di prenderlo. Vedi che ha cercato di prenderlo. L'Aquila, sindacati contro Fornero, da lei nessuna certezza. A Chieti, Diego riapre gli occhi dopo 4 giorni e questo sempre belle notizie. Di coma, sta meglio il giovane ciclista gravemente ferito nella competizione di Sarnano. La grande gioia del padre, riconosciuto dal figlio subito dopo il risveglio. Questa è davvero una grandissima notizia, sì, no? Soprattutto per la famiglia. Mi piace. Cultura e spettacolo, il Folletto Benigni con Napolitano per le note di Abbado. E poi qui è alla pagina della cultura, le mostre, l'arte contemporanea protagonista in Abruzzo, e c'è anche il laboratorio Arca di Teramo che propone una personale di Giorgia Tribuiani, che tra l'altro è di Giulianova. Sì. E a Teramo Cinema Premio di Venanzo, da domani le proiezioni per il premio dedicato ai maestri della fotografia cinematografica. Tu sei là. Cascione, che bello fare un gol alla Lazio. Questo devi conservare. Il capitano bianco-azzurro sono forti. Ma noi siamo... E se fa gol proprio Cascione? Bene, temi gli autori di Cascione, Lazio passa a pescare. Lanciano, Leali e Paghera, ex senza veleni. Rossoneri oggi a Brescia, società che ha lanciato i due giovanissimi, Gautieri costretto a rivoluzionare la squadra intanto. E poi Chieti, tocca a Di Filippo, questa è la seconda divisione, il Bevi al posto di Gigli con il Martina. Teramo cerca il Tris contro il Poggi Bonsi. Poi tutte le partite in programma, l'ultima pagina di sport sul centro, rugby, L'Aquila sogna la missione impossibile oggi i neroverdi a Prato contro la capolista Cavalieri con 9 indisponibili. Basket DNB, il Pescara vuole conferme contro la BBC Bernalda. E qui. Allora, adesso le tecnologie. No, ci fermiamo un attimo. No. Non è previsto. Non è previsto. Ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità e poi leggeremo gli altri due quotidiani. Torniamo al terzo quotidiano. La città? Sì. La città, eccola qui la prima pagina, minaccia di uccidersi in comune, l'abbiamo visto prima, anche il titolo relativo all'università. Qualche altro stile in prima pagina? Che fa? Commentare 2 settimane di eventi con il premio di Venanzio? Vabbè. Poi? No, stavo vedendo che c'è un editoriale. Vai, allora, ti leggi. Faccio da parte, magnifico rettore, Rita, tranquilli e leali, lo faccio in nome dei ragazzi. Ma che me lo vedete che accompagnare sta leale, perché sennò io sono, la colpa è mia che non ho approfondito. Intanto, credo, tu, però senti Francesco. Tu devi andare via dopo? Senti qua. Dopo la segna tra stampa. Tra virgolette. Dopo la segna stampa vai via? Non vado via. Ecco, mentre io sto con gli ospiti, poi alla fine mi fai sapere che ha fatto questa leale. Ti fa sapere, ma sai qual è la cosa principale intanto? Cosa principale è che è spaccato. Quello è il... Allora, chi dice ormai di farsi da parte la tranquilli reali è perché non c'è unità di intenti all'interno, né nel Senato Accademico e nel CDA, il Consiglio di Amministrazione. Quindi come fa ad andare avanti? Questo è il problema. Non lo soffochi. La stagione di cui parla quel soffio, che è? Di cui ci parla quel soffio, è probabilmente la sola primavera che può arridere al futuro di terra. Beh, andiamo, va. Allora, eccolo anche qui. Anche perché se andiamo, è tempo di migrare. Che ci ha detto Di Pietro? Ci ha detto Di Pietro che siamo tutti pastori. Lui quando parla, pare praticamente. Che fa? Quando parla, sembra. Sì. Un pastore. Come? Ah, sembra un pastore. Beh, incompleta la relazione di Chiodo sul terreno. Poi ci querelano. Ma no. I pastori. Se siamo pastori. No. Vedi quando parla, non parla molto bene in italiano. Ma neanche, vabbè. No, però arriva, è uno che arriva direttamente. Arriva, è un comunicatore, non è un politichese, no. Ma, però italiano. Il ministro Barca sul documento consegnato al commissario ha detto che è incompleta la relazione. Vabbè. Minaccia di uccidersi in comune, salvata dal sindaco Brucchi, non ho i soldi per comprare le medicine, voglio solo curare. Ecco, vai veloce, che sono notizie difficili veramente, ma quella sente. Ecco come ti salvo Teramo Lavoro. L'amministratore unico lancia l'idea, i comuni entrano nella società e affidano ad essa la riscossione. Con una prima Cretarola, sorridente il dottor Cretarola, non parlava mai, adesso non rideva mai, ma no, parlava. Ride, perché era muto. No, nel senso fate adesso è venuto un paio di volte da noi, rilascia interviste, ride? Ride? Ha adottato un nuovo modo di comunicare, prima non comunicava. E che dice però, questo è importante. Vabbè, parla della Teramo Lavoro. La salva, dice lui. Così dice, ecco come ti salvo Teramo Lavoro. Furto di gioielli lungo Corso San Giorgio. La polizia arresta 2 giostrai a Brescia. Gennaro Capasso. Dirigente della squadra mobile. Il colpo in via Pannella a Teramo, più di un'ora di terrore in attesa dell'apertura della cassaforte. Eccola, un argomento nuovo. L'Ateneo chiede aiuto al ministro per risolvere il magnifico rompicapo. Questo è fatto bene. La Tranquilli Lineari resta al suo posto
nonostante la sfiducia di 4 facoltà. La presa di posizione in CDA, io sono il rettore e sono legittimato a svolgere il mio compito, quando e se avrò intenzione di lasciare ve lo farò sapere con una telefonata. Poi, quando tu vuoi sapere i motivi tra l'altro vengono anche da lontano. Allora, il calo di iscritti poi hanno detto che non era vero, quindi il calo di appeal anche in riferimento alle altre università. Io riporto anche quello che dicono gli studenti che spesso abbiamo avvicinato e intervistato, i problemi mai risolti magari con la città di collegamento. Insomma, tanti, la casa dello studente che a Teramo non c'è, che non ha mai aperto. Evidentemente anche tutto questo è finito nel calderone che ha provocato le critiche verso il rettore. Il sindaco Brucchi scarica il rettore con stile, difficile ostinarsi a voler andare in paradiso anche a dispetto dei santi. In comune il consiglio straordinario sull'università si farà, ma la politica prende tempo in attesa di evoluzioni. I problemi dell'Ateneo discussi ieri in sede di conferenza dei capigruppo. Poi idee radicali per il rilancio di Teramo, un intervento del radicale Renato Ciminà, e poi la sanità teramana sul venerdì. Sarto, fai il sarto Ciminà. Sì, la sanità teramana sul venerdì di Repubblica ieri, sì. C'era un articolo. Non andava bene, diceva. Diceva che insomma alcuni medici politici erano stati promossi, tra questi anche il sindaco di Teramo Brucchi, in quest'articolo. Insomma, la polemica lanciata al centro-sinistra teramano ha approdato sul venerdì di Repubblica. Scoperta piantagione di marijuana nascosta in una scarpata inaccessibile, i carabinieri mettono sotto sequestro un terreno a Valle Castellana. Però queste le piante sono alte, sì. Le scuole pollaio sono l'eredità del centrosinistra. A Tortoreto il sindaco Monti replica al PD, tutta colpa dei loro errori nella pianificazione. Però ma si possono cambiare. Vabbè. Questo ha deciso di chi ha la colpa. Non lasciamo le aule pollaio. Contrariamente a quello della Bonn, lui ha deciso di chi è, però mo falle però. Cioè, togli vabbè. Questo ti interessa? Io leggo quello che dici tu. No, perché Giuliano faccio la battuta solo perché è più affezionato, perché è la sua città, ci mancherebbe. Saddam alla giunta. Saddam o Saddam? Saddam. Ma Saddam, vabbè, quell'altro. No, quell'altro che ho due di però. Saddam. Saddam, l'ex zuccherificio. Sta male lo stomaco. Alla giunta piace il Pirellone. Nella riunione tecnica si è discusso dell'albergo. Io credo che non lo faranno. Per Pirellone inteso questo un edificio qua. Molto alto. Credo che non lo faranno. Pirellone. Non lo faranno perché ci vuole i soldi per lo Pirellone. Non è non il progetto. Ma non è ancora certo se la proprietà sarà intenzionata a realizzare l'intera volumetria disponibile per questioni di mercato. Quando si dice così vuol dire che... Che già si fa, è bello. Bravo, questa sintesi mi piace. Ti è piaciuta? Forte. Rosetto Pineda, Autoporto, per una sentenza rischiano di chiudere 22 aziende. I piccoli imprenditori davanti ai cancelli della struttura Rosetto. Guarda chi c'è sotto invece, ancora lui. Gloriano. Gloriano Lanciotti di CNA. Dato a Colleranesco. Di Colleranesco? Sì? Sì. Però vive a Rosetto. A Rosetto. E poi lavora a Teramo. Quindi è un giugliese, potremmo dire che è un giugliese, lo possiamo dire. Quale futuro per la città ducale? Pan Ducale, famoso. Sì. Ti piace? Molto. Grande partecipazione al dibattito pubblico dell'ex sindaco Basilico. Ti ricordi Basilico? Come no? Ospedale, tribunale, rifiuti, servizi, temi più sentiti dai cittadini. Siamo ai titoli principali, così poi lasciamo andare Francesco Marcozzi dai suoi ospiti. Cultura e spettacoli. Il tempo l'abbiamo fatto? No. Beh, allora. Vabbè, dove non arrivano i sentieri, il romanzo di Fabio Petrella racconta la storia di Vincenzo, un cafone abruzzese di Poggio Umbricchio. Manro Cafone. Questo non si legge. Due settimane di appuntamenti per il primo Gianni Venanzo, ha presentato il programma della Kermesse. Ma tu presenti? No, cinematografica. Il pubblico? Esatto, sì, io sto lì a controllare. Ma ci sta un cantante, una star, qualcuno? Ci sta il pianista che intanto... fa gli intermezzi musicali sul palco durante la premiazione, cioè. Ci sono le star sono i direttori della fotografia che vengono da ogni dove. Ma parlano? Parlano, come no? Vengono premiate e parlano. Ma ci sono stati sempre grandi registi, grandi attori che parlano. Nessuno che canta. Dicono le sue esperienze. Magari qualcuno si vuole fare una cantata, però lo posso proporre. Sport, il Teramo torna tra i banchi e invita i ragazzi allo stadio, sono stati alla scuola media di Castelnuovo. Il basket, Campli e Pentateramo in campo per la conferma contro Isernia e Alba Adriatica. Attenzione, Vicenza, gli alpini teramani ai campionati di tiro a segno, no, visto il vigile calvarese di Teramo, famoso. Oggi e domani le gare nazionali di sparava? Pistole e carabine. Sapevi? E il vigile ecologico. Lo sapevi che sparava? Perché? A chi? No, a chi? Che tiro a segno qua. Vabbè. A chi? Oddio come soffro, a chi? Porto le ali. Però un'altra cosa bella, gli alpini teramani cambiano di tiro a segno. Perché c'è il vigile Calvarese? Dovremmo andare a leggere. La piuma, avete tolto la piuma. Rappresentata il presidente della sezione locale, Tonino Di Carlo, il vigile ecologico, lo vedi?
Forse ecologico. Quindi spara, alpini, come sempre le montagne. La sfera Cup regala subito spettacolo. Devi evitarlo, però. Devi evitare mai Calvarese? Sì. Qua? Sì, sì. No, ma fallo sparare a vedere. No, sparare no. A vedere cosa se c'è col tiro a segno. Dobbiamo mettere quindi pure il bersaglio. Qua ci sta lo spazio. Spara a lei, la pioggia di cani, può sparare al beach. Amatori, CSI, via al campionato dei record. Non lo so, non me ne intendo. Vabbè. A scuola di tennis dai maestri napoletani. Abbiamo finito con la città. Necrologie qua no. Non le leggiamo neanche lì. Il tempo Abruzzo e Molise. Necrologie, non l'ho visto. Scusate, deve informarsi. Ma credo di no. Ci sono i ristoranti. Non si muore qua. Quasi mangi dopo. Tutti i ristoranti. Vabbè. Vogliamo dare un'occhiata al tempo? Nei facoltà. Vediamo la prima pagina. L'Europa ci chiede 11 milioni di euro per il latte. Barca bacchetta chiodi. Critica il rapporto sulla ricostruzione. Poi in prima pagina Teramo, beni sequestrati e un evasore fiscale. E un altro titolo che riguarda Teramo, abusi sessuali sui figli dei vicini, il racconto delle maestre. Questo no, questo non lo leggo, ma l'altra volta andò bene quella lettura. Fu un po'... Perché hai avuto critiche? No, no, assolutamente. Tutto bene, mi hanno detto. Sì. Il termine che palpeggiava, Abbiamo rasentato un po' la morbosità, ma l'abbiamo rasentato. No. Latte salato per l'Abruzzo. Si rischia una multa di 11 milioni. Febbo attacca Verticelli, invece di controllare sperperava i soldi pubblici, ha detto Febbo. Beh, questo dobbiamo invitare. Invito io Verticelli. Marco Verticelli. Tu no, non lo chiamiamo. Quando? Voglio giovedì, voglio Verticelli. Va bene. Resiste lui fino a giovedì, Verticelli. Però dopo questa dichiarazione, chissà. Ma perché no? Resiste? Sì, poi tu gliela ricordi. Meglio riunire Abruzzo e Molise. Perché lui è Denero di Bisaccia. Montenero di Bisaccia. È molisano. Del resto fa la festa nazionale a Vasto ogni anno. Quindi a confine. Sì. Solo 20.000 euro al mese. Solo, chi lo prende? E la spesa della regione per la sede di Bruxelles, solo 3 virgolette. Chiodi, fino al 2008 se ne sborsarono 38.000. Ah, quindi è calato, però sempre troppo mi pare. Sì, penso. La sede di Bruxelles da quanto costa al mese? 20.000. Cioè, se milioni, ne può far meno secondo te? I milioni 40? 40? Delle lire fuori corso? Sì. Ma viene Venturoni, viene, lo chiederemo. Bravo. Se c'è una stanza in quella... Ma chi ci sta poi? Ma lui non ci va, perché lui ormai è capogruppo. No. No, ma chi ci sta? Ci sarà un funzionario che si occupa magari... 20.000 funzionari. ...di intercettare i flussi di finanziamenti che arrivano. E lo fa in tempo, questi tutti flussi. Ma li intercettiamo flussi. Poi? Non lo so, ma glielo chiediamo. Vedi come mi hai dato uno spunto. Hai visto? Andiamo. Guarda un po'. Abusi, racconto delle maestre, processo, i genitori dei due bambini si costituiscono parte civile, i vicini di casa accusati di violenza sessuale sui minori sfilano i testi del pubblico ministero. Dramma, non ho soldi per curarmi, minaccia di buttarsi dal municipio. Canzano, ricettare i medici rubati, un quarantenne arrestato dai NAS e poi tre brevi articoli, a Martinsicuro droga in dosi e metadone, due arresti, cultura, mostra e film al premio di Venanzo e Tortoreto. I famosi due chili di eroina sotto, sotto l'albero. Tu che hai detto albergo. Dell'eroina. Hai detto albergo, sotto l'albergo. Controlli anti-evasione, inchiesta, scatta il sequestro dei beni, indagato un teramano accusato di aver nascosto al fisco la somma. Sigilli della finanza a libretti e conti correnti per 200.000 euro. A Silvi piste ciclabili per collegare la costa, giustamente. Oreficeria del centro, finte clienti rubano rotoli di gioielli, manette, due rom. Questo è successo a Teramo. Andiamo allo sport. Fatto, sì, qua vedi il Molise. Cioè lui praticamente andiamo questo, al Molise. Questo giornale ha già praticamente fatto quella cosa quella che chiede dice di Pietro con forza. È vero. E allora leggiamo un titolo, ma lo facciamo sempre. La maga del borseggio incastrata da un video. Guarda la fotosequenza qui. Fine di un incubo per le casalinghe di Campobasso. Una pregiudicata di Bonefro finisce i domiciliari. Hai capito? Bonefro. Andiamo allo sport. Sarà una partita vera. No. Dove si trova Bonefro? Non lo so. Ci date una mano in regia? Bonefro, dove si trova? Che giù può lasciare con questi dubbi? Ma sarà in provincia di Campobasso o no? Vediamo. Allora, fatto... sta lì? No, ma... Una 47enne di Bonefro. Ma non dici dove. Ma lo dice con una certa sicumera, quindi è Campobasso. Se dai. È Campobasso, sì, è chiaro. Sì, se no dice a Bonefro in provincia di Latina. Caserta. Penso per Latina io. Secondo me è Campobasso. Sì, no, sì, però vediamo Bonefro. Bonefro. Poi Venafro conosciamo. Venafro, no? Sì, quello questo, sì è Bonefro. Questo è Bonefro. Sarà una partita vera, ma solo in campo. E ci mancherebbe, che voglio fare le gare. No, perché sono previsti 300 laziali. Venduti oltre 13.000 biglietti a Roma, acquistati 150 tagliandi. Oggi si decide per la Sud. Va bene. Va bene. Quello con la Lazio è il derby atteso da 20 anni addirittura. Con la Lazio? Va. Forse per i colori. Ma no, perché si sono la Roma, allora affrontati no? Tante volte in Serie B e quindi c'è un po' di rivalità. Ah, in Bisa sei. Penso di sì. Tu sei della Juve? Io sono della Juve. Ecco, tu? Avete imbrugliato con Conte, avete fatto qualcosina. Gli hanno ridotto la...
Mannaggia. Sapevamo già. Vabbè, non ne parliamo. Allora? L'Aquila a Prato per un difficile Campobasso. Riscatto. Campobasso, sei contento? Sì, Campobasso. Geografia Orsatti 8. Lancia la sfida al Venezia l'Acqua e Sapone, non so se ti interessa, ma comunque. Vabbè, ma è che si può Gautieri fare? Fa marcia indietro. Sì, ma tu non mi puoi portare per tutta la rassegna stampa. Vabbè. Ma mi metto di qua la prossima volta. A Brescia, ma non lo dobbiamo dire. No, mi tiri i giornali sempre con. Vabbè, ma... Mi è venuto qua. Convocati testardi e Ceccarelli. A Brescia senza timori reverenziali. E questo può, conterva pure qua, conterva, questo è il centro delle dichiarazioni. Pallamano, il Chieti incontra il Noci. Adesso è tempo di Noci. Sì, sì. Ostacolo difficile da superare. E di Triglie al mare, pure? Triglie buonissime, settembre-ottobre, Triglie, come li vuoi. Però Triglie per me c'hanno troppe spine. Non sono se un grande esperto. Fango? A te assai. Però gli esperti sono... La frittura di Triglie. Gli esperti sono per le Triglie, in effetti. Io non sono tanto, sono un po' montanaro, in effetti. Cioè, che città sei? Che... Io sono andato a Teramo, ma Poggio Picenze, l'Aquila, insomma, no, 14 km là. Tristezza, fino a che età sei stato? No, io non ci sono stato mai, sembravo l'estate, in vacanza. Perciò ti è tutto bello, tranquillo. Tu la conoscevi ogni tanto? Dimmi come sarebbe stata la tua vita se fossi vissuto... Bellissima, perché? Sì, me faccio. Ma a due passi dall'Aquila. E ti ha toccato pure terremoto. Vabbè. Infatti, la casa no, veniamo, arriviamo, dottoressa, arriviamo. Dottore, arriviamo. Da Civitella e Montorio, sfida da Scintille. Eccellenza, attenzione, qui non si sta guardare, un dramma. No, non ti guardo. Allora, guardate telespettatori a casa. Capito, come fai per la eccellenza, polemica. Titolo, tra Civitella e Montorio, sfida da Scintille, Occhiello. Ma ci salviamo sull'Occhiello, no. Lanciatissimo, non vuole fare sconti al guardiagrele. Il dramma non è che Giulianova... Miniti in questo campionato, che non è neanche titolo. Nel titolo. Mentre invece c'era nel tutta pezzo. Pagina, aspetta, c'era, ho detto Fadini, tutta cioè. Pagina c'era sul Mola Giulianova la volta scorsa. La volta scorsa. Però ho visto che nel partita casalinga il Giulianova di Pagliaccetti. Non sembra avere alternativa alla vittoria. Il Fadini arriverà il Vasto Marino. Cioè manchi il Vasto. Il Vasto Marino. Non c'è più? Sì. Vabbè. Per dire. Con pagine non impossibile da battere, qua mi preoccupi già. Ma comunque guerrita, vedi? Vedi? Ma tu ci sei, sì. Sì, sì, sto là. Tu fai sempre la radiocronica. Io sono condannato. Vabbè, lui è sempre andato nella top ten di quelli che è il calcio. Ma un giorno la facciamo. La dobbiamo far rivedere. Frosinone Culone. Frosinone Culone. Che poi ti misero il bip che su una... Che non c'è, non l'ho detto. Io lo difendo sempre, Francesco. Ma non lo dico, non su bestemmia. Su quello che sembra una bestemmia, ma dice, come Madosca. Si diceva da bambini, Madosca. Questo dico. Esatto. Loro mettono per dare e più, loro mettono il bip... Per dare più... Però non è corretto. Non è corretto, infatti io... Tu lo sai che mi hanno messo nella... Tu avresti potuto quasi... Non so, ma non l'ho fatto. Lo sai che mi hanno messo in una raccolta del meglio di Mai Dire Gol? Ma quello è uno spettacolo assoluto. Sì, non esagerare, ma... Lega... vabbè, faceva ridere. Lega Pro, L'Aquila, un giorno in più per preparare la partita con l'Interreggio, con l'Acca. Queste. Parte top. Chieti, i neroverdi vogliono vincere per festeggiare i 90 anni, mi sembra pure corretto. Teramo, il dolore al ginocchio è passato, ma Bucchi resta fermo. Campobasso, in bimbo, chiede ai suoi un'interpretazione perfetta. Perfetta. Ma perché vanno pure loro all'auditorium di... Allora, battesimo dove con il Padova. L'Aquila? No, Campobasso. Campobasso. Battesimo con il Padova, l'Ortona ritorna in A. Volley. Un gruppo solido per il campionato difficile, domani l'esordio in casa dopo 24 anni purgatorio e chiudiamo con il basket, il Pescara vuole bissare il successo, stasera l'anticipo con il Bernalda. Oh, Francesco, carissimo, abbiamo stabilito abbiamo che c'è un solo Teramano invitato a quella e Chiodi. Eh sì, e che non potevano, e che non potevano non invitarlo, cioè, è il presidente della regione. 175 solamente. Però chissà se tra qualcuno di quelli, qualche generale di Corpo Armato, tra qualche Teramano che non sappiamo. Non abbiamo, però di quelli più noti. Sì, di quelli più noti c'è solo Gianni Chiodi. A va posto? Bene. Grazie, con la rassegna stampa abbiamo finito, ci rivediamo sabato. Invece, Francesco, rimango, a parlare con i suoi ospiti. Tu rimani. Va bene. Allora, conserva quei due giornali, va perché bene. La prossima volta grazie, vedere che grazie. Succede. Adesso che a fine settimana tardi, con gli ospiti. A più tardi. Eccoci, siamo tornati. Allora, Manzoni l'avrebbe messa tra i personaggi famosi, cioè quelli che segnano la vita dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanar al Reno, l'avrebbe scritta oggi, perché Napoleone, rispetto a te, non ha avuto l'incidenza che ha avuto nelle proporzioni sulla città. Questa signora che vedete qui a fianco si chiama Giusy Branella, forse l'hanno visto, infatti sono venuti quelli di Teleponte a riprendersi sì, una volta, ed è quella che ha polarizzato, movimentato, scandalizzato l'estate giugliese con la sua spiaggia unica beach. Ma innanzitutto, come nacque l'idea? E l'idea è nata con la proposta del sindaco di stabilire un tratto di spiaggia per l'accesso anche ai cani. Una ma quindi spiaggia non libera. Non l'hai proposto tu?
La proposta è il sindaco che è partito dalla possibilità che dà l'ordinanza regionale. Su richiesta, io immagino che l'idea sia anche tra l'altro partita da tutte le richieste che sono arrivate negli anni precedenti. Io stessa sono stata interpellata da molti miei clienti per partecipare a raccolte di firme, lettere aperte, quindi immagino che il sindaco abbia avuto più spunti per poter avere un'idea. Io poi ho proposto un piano particolare che è stato accettato perché è stato valutato molto, molto qualificante e vorrei pure vedere. Non cominciare. Ma perché lì? Tu hai scelto, poi hai indicato pure il posto, no? No, quella è il comune, sì, il dirigente dell'area 4 so che si occupa di queste cose. Io comunque qualsiasi cosa l'avrei trasformata in un successo, anche in mezzo alle pietre. Che no, c'è? A proposito. È un'idea vincente questa, per cui unica. Ma sta scatenando l'uragano. Ma quello, le idee vincenti che hai detto tu, Napoleone che ha fatto, le idee vincenti sono quelle che scatenano, per cambiare le cose bisogna provocare un terremoto, se no non si cambiano. Ci sta lo video? Possiamo cominciare a farlo andare in onda. Intanto parla, è inutile che parliamo. Intanto saluto il dottor Venturoni che è arrivato, per sapere se può entrare quando vuole, anche se l'argomento ancora non lo riguarda. 20.000 euro per la sede di Bruxelles, se ci puoi dire qualcosa sul giornale. 20.000 euro per Bruxelles. Allora, mo passare a questo video, chi l'ha fatto? Sì. La tua sorellina, che sì, brava ragazza. Sì, una brava ragazza, sì, siamo molto differenti, però anch'io sono una brava ragazza, un po' rivoluzionaria. Quella è calma, tranquilla. Calma, ma come tutte le persone molto calme, quando perdono la calma... Ecco, le famose acque chete che rompono i ponti. Sì, questo, spero che ci sia l'audio, perché se no... Sta l'audio? Perché l'audio è importante, se no... Ecco. Domani pomeriggio dalle 5 in poi, alle 17:30, avremo l'inaugurazione e festeggeremo l'inizio della nuova spiaggia libera per l'accesso anche ai cani, a persone con il cane oppure anche senza cane. Qui è aperto a tutti quanti, una spiaggia libera con accesso libero e gratuito. È anche una zona attrezzata per gli amici a quattro zampe. Sì. È una zona attrezzata per i cani. C'è un'assistenza e un controllo, qui abbiamo la struttura dove c'è la reception e i cani all'ingresso verranno controllati dal personale addetto, viene verificata l'identificazione con il microchip, la vaccinazione, la documentazione che devono avere al seguito i proprietari. Poi tutto quello che deve essere rispettato da parte del proprietario secondo normativa e le condizioni minime che sono necessarie, tipo museruola, guinzaglio a norma, fonte d'ombra, se il proprietario non è fornito noi abbiamo la possibilità di dare a titolo gratuito solo per la giornata, ovviamente con la riconsegna al momento dell'uscita, museruola, ciotole, ombrellone. Questa mattina il tratto di spiaggia vedeva già i primi visitatori a quattro zampe, alcuni dei quali giunti anche da fuori Teramo e chiamati da questa interessante novità. È un'ottima iniziativa, in effetti noi che abbiamo un cane d'acqua e un labrador non sappiamo dove poterlo educare, anche perché ha 10 mesi e quindi ha bisogno in questo momento della sua vita di incominciare ad andare in acqua. E questa è l'unica spiaggia in internet, noi stamattina l'abbiamo trovata e siamo venuti qui. Come sempre qua non insegnati, che peccato siamo fatti noi, ma stanno qua a nord, ce lo facciamo, ci sta piacendo, ce lo volete, io l'Italia tengo per dire, lo facciamo a nord, a nord, ce lo volete, lo sa, c'è a nord, ce lo volete, e qua ci sta Gerardini, ci sta Regni, ci sta Mimica, che è allora lei va bene. Porca puttana, allora per noi per tutte cose, noi sempre, noi troviamo sta sempre gente. In that one moment.
tutti quanti qui a silenzio riguardare attentamente e di prendere esempio, di vergognarsi di fronte a questi animali che sono qui civilmente, stanno festeggiando, sono tra di loro, non si aggrediscono, al contrario di noi persone. Brava! Brava! E a tutte le forze dell'ordine, qui i politici e la forza dell'ordine dovrebbero tutelare gli interessi delle persone che sono in maggioranza e questi animali, appartengono a ogni famiglia, a ogni persona che ama gli animali e che vive per loro, e siamo la maggioranza. Ok, siamo tornati in studio. E ti è piaciuto? È arrivato Venturoni. Buongiorno, buongiorno. E che hai detto tu? Non abbiamo problemi? Beh, insomma, penso problema più grande che quello del problema della spiaggia dei cani. Penso che sia un problema molto locale. È una città felice, se il problema è quello si può risolvere. Non la facciamo più, se sono tutti felici e contenti. Io non credo che sia così. Allora, poi come andrà a finire dopo? Quella fu una giornata tremenda, no? Sì. Le contestazioni, si vede Frangioni, ma Frangioni è stato, non è che si deve, l'abbiamo fatto vedere noi, è uno dei più tenaci oppositori di questa iniziativa. Sì, no? Sì, quello che ha preso a spinte tutti quanti, è sceso in strada a prendere a spinte me, le ragazze, mio padre, quindi un politico che si mette a questo livello, si esprime così da solo, non c'è bisogno di commentarlo. C'è bisogno di esprimere un giudizio. Vabbè, abbiamo parlato di Frangione, andiamo avanti però. E niente. Poi come siete andate, dopo quella contestazione, siete andate avanti tranquillamente? Allora, innanzitutto alla contestazione ho resistito e tutti si aspettavano che l'inaugurazione venisse fermata, che io non riuscissi ad andare avanti perché chiunque altro probabilmente avrebbe lasciato perdere di fronte ad un'iniziativa che al comune non è costata nulla, quindi è stata a costo zero. Una persona che si ritrova a questo tipo di contestazioni con i carabinieri che ci hanno difesi nel modo in cui si vede, un'altra persona probabilmente avrebbe lasciato perdere, avrebbe detto ma chi se ne frega, lasciamo perdere. Io no, hanno trovato un muro abbastanza duro, sia Frangioni che la Ciafardoni che Maddaloni, sia i cittadini del quartiere lì, perché poi alla fine sono 4-5 gatti, e sono andata avanti, gatti e cani. Cani e gatti. Sono andata avanti, lì nel video che avete tagliato si vede. Tagliato, 20 minuti sono dura. Sono andata avanti e ho portato avanti tutto il programma dell'inaugurazione, addirittura il concorso per i cani, nonostante
Elisa Concetto e Armando Iannis che dovevano cantare, non sono potuti scendere né scaricare le casse perché hanno aggredito pure loro, e loro sono comunque, hanno partecipato lo stesso alla, visto qua si vede il quando è stato piantato il primo ombrellone. Vabbè, ma sempre fra giovani. E del resto lui è lì perché ci sono le continue minacce, quindi alterniamo la fase in cui le persone fanno vedere quanta civiltà c'è da parte dei cani e delle persone all'inciviltà e l'aggressività del politico che continua a minacciarci, attualmente continua a fare proteste. E fino alle 11, mezzanotte, noi siamo andati avanti, Zumba Party, quello che era, nelle condizioni in cui abbiamo potuto, e la mattina dopo, alle 8:30, eravamo tutti presenti, io e gli studenti della facoltà di veterinaria, tutti lì presenti a prenderci sputi mentre passavano le togliamo persone, questo cioè, video. Togliamo il video. Eh sì, beh. Di parte, chiaramente di parte. Di parte. Beh. Del resto avete chiamato me. Che ho chiamato te, ma di Frangioni sapevamo, non è? Quindi fallo rivedere in continuazione. Di nuovo le botte. Per me, poi. Questo deve essere un'altra volta, insomma. Quindi lasciamo stare. Ma, ecco, ma avete tolto la spiaggia, scadeva il 30 settembre. Il 30 settembre scadeva l'autorizzazione. Ci sono un consiglio comunale in cui si parla 3 ore e mezzo, però, di questo argomento. 3 ore e mezzo di questo argomento. Ecco perché penso che sia una città felice. Unica, non ci sta crisi, disoccupazione, rom, niente. Perché quel problema annunziato, poi abbiamo visto quali sono i veri problemi di quella zona, no? Vabbè, comunque. Tu vai avanti? Io vado avanti, nel senso che vado avanti. Unica Beach non si fermerà qua, sicuramente andremo avanti. Andrò avanti con il progetto, organizzerò molto, molto più dettagliato sarà il progetto per un altro anno. Ovviamente io ho fatto quello che sono riuscita a fare nell'arco di una settimana dal momento in cui mi è stato affidato il controllo di questa spiaggia, la gestione, fino all'8 luglio che è stato il giorno dell'inaugurazione. Quindi dalla fine di giugno all'8 luglio in una settimana ho rischiato, perché ho organizzato tutto in brevissimo tempo, diciamo che ho giocato d'azzardo una carta vincente, però, per cui mi si può contestare il fatto che potevo aspettare un mese e mezzo, però poi aspettare la fine dell'estate non aveva senso aprire una spiaggia. Tra l'altro è talmente innovativa ed è talmente alta la richiesta che non poteva che non funzionare. E questa richiesta alta, quanti clienti tra virgolette hai avuto? I clienti, nonostante non ci sia stata una buona pubblicità, perché una spiaggia del genere dovrebbe essere pubblicizzata già in primavera, tarda primavera, chi organizza le vacanze si programma prima. Nonostante questa scarsa pubblicità, o quella che è partita poi è stata negativa, e abbiamo avuto dall'inizio, dalla prima giornata, abbiamo avuto una quindicina di cani giornalieri, sono abbastanza per un inizio del genere, dal primo giorno. Nell'arco delle prime 3 settimane siamo arrivati a 30-40 cani, fino ad arrivare ai 15 giorni di Ferragosto. La settimana di Ferragosto avevamo 50 cani, cioè il weekend, il ponte di Ferragosto è stato caratterizzato da un afflusso notevole di cani, ma anche di persone che accompagnavano i cani, perché non è che si sono presentati i cani da soli, e consideriamo che ogni cane ha almeno 2 persone. C'è stato un gruppo di persone che arrivavano da Milano ed erano in vacanza a Cologna, che venivano tutti i giorni in bicicletta tramite la pista ciclabile, per portare con sé, sapevano che c'era la spiaggia, per portare con sé un cagnolino, un pincher piccolino così. Già loro erano 10 persone, quindi consideriamo che per 50 cani quante persone stavamo gestendo nella spiaggia. Quindi un successo strepitoso. Io immagino che l'effetto eclatante doveva essere rappresentato soprattutto dal riscontro del successo più che dalle polemiche. Sei rimasto interdetto? Non ti sto ascoltando. Ah, per il futuro devi fare un'altra domanda, perché quella è scaduta, quella licenza. Quella sì, è scaduta e sì, ripeto, non mi fermo qui perché Unica Beach non ti fermi qui, ti devo dare per best di farla. Ho capito, mi daranno. Mi è daranno, vero che hai avuto un'offerta da qualche altra parte? Ho avuto delle offerte, ma addirittura già prima che partissi, di privati.
Perché chi è lungimirante vede grossi vantaggi per l'intera città. Poi adesso Giulianova quanto valuterà, non lo so. Il sindaco so che si è espresso in modo positivo durante il consiglio, che io personalmente non ho seguito perché ho ripreso a lavorare, ho ripreso l'attività di veterinaria, quindi stavo facendo, non l'ho seguito, però mi è stato riferito che ha espresso un parere molto positivo e anche l'intenzione di riproporre l'iniziativa, giustamente dimostra di essere un uomo estremamente intelligente e di vedere il benessere della città. È chiaro, a favore tuo, e dici che è a favore mio perché hai visto i dati obiettivi, non è che... Ma in realtà da dove venivano queste persone? Di stranieri? Pure. Sì, soprattutto da fuori. Soprattutto, allora, sono venute persone da Torino perché hanno visto in internet che c'era questa spiaggia libera dove poter portare il cane e sono venute apposta, hanno scelto Giulianova. So che hanno anche scritto delle mail al sindaco. Sì, sono arrivate, però non solo anche Torino, una raccolta Milano, di firme, Francioni ha portato anche una raccolta di 800 firme contrari. Francioni all'inizio parlava di 2000 firme, all'ultimo consiglio 800 è ridotto. Invece io sono passata da 730 firme a più di 3000. Purtroppo fatto, i conti... Un referendum. Un referendum, un 3000. Un referendum, sì, evidentemente anche a livello... Io a livello nazionale pure, però non, mi sono allargata, ho voluto allora, strafare. Senti, ma tu la faresti anche a voi un altro posto pure? Allora, io, come ti ho già spiegato, ho una visione molto articolata della cosa. Cioè, secondo me, se c'è una scelta del sindaco e dell'amministrazione comunale, ripeto, non entro in merito a la scelta, l'individuazione della spiaggia, però immagino che ci siano delle motivazioni e se un sindaco appoggiato da una maggioranza fa una scelta convinta, vuol dire che ha delle motivazioni che deve continuare a sostenere, non può essere modificata in base a delle polemiche fatte dalla minoranza, quindi deve essere rispettata in modo democratico la maggioranza che si è espressa in modo si positivo, è stata fatta una scelta. Si potrebbe usare parte della spiaggia della riserva del Borsacchio per una cosa del genere? Per principio. Sentire che ha detto. No, non ho sentito perché parlavo prima io. Si potrebbe usare una parte della spiaggia della riserva del Borsacchio, non vorrei adesso suscitare chissà quale polemica. Pure di là, no, per quella va bene, l'ideale. È una riserva naturale, cioè, mi sembra forse più a sud, tra Colonia e Roseto? Colonia e Roseto. Ti piace quella tra zona? Tra Colonia e Roseto. Belle villà, fai quello che vuoi. Tutti Giulianova la eliminiamo dalla... Non credo che sia qui il problema di farla su quel punto rispetto a un altro. Ma interessante di farla. Di avere una spiaggia sì, questa iniziativa. Se passa all'interno di una... Visto che si riserva di una, l'ideale. Di una, con gli animali e quindi anche una, se voi attacca l'avete distrutto sta riserva, mi sta venendo in mente in questo in momento mente, può essere anche una cosa simpatica, una cosa del genere. No, ma infatti finendo il discorso, per una questione di principio, secondo me essere spostati, perché qualcuno dice che siamo una fonte di degrado, di sporco eccetera, poi ci arriviamo, significa come dire igienico, ci arriviamo. Significa tu lo sai, i tempi ho sbagliato e vi chiedo scusa. No, in realtà poi alla fine basta che si faccia, cioè è una realtà, ecco, che ormai è una realtà che viene richiesta, è stata tra l'altro richiesta, tu insisti nel farlo, ma non che ci hai guadagnato niente, cioè rimesso. Non ci ho guadagnato niente, allora a livello economico no, ma non ci ho guadagnato ci, niente, lo riprendiamo dopo, riprendiamo perché, tutto dopo, sì, perché c'è uno stacco pubblicitario, okay. Se no che non guadagni, dai, su. Oh, questo è Venturoni, non conosci tu? Ci siamo conosciuti, ci stiamo conoscendo. Cioè, ma prima no. No, beh, oh, mica è un peccato, eh? No! No, perché niente, politica niente, solo Massimo Mauro conosci, e Francioni. E Francioni, la Ciafardoni per le stupidaggini dette. No, questo no, perché mo tu, mo, vedi. Entro in polemica. Sì, ma stupidaggine è la parola che non si deve dire. Mannaggia, allora la ritiro. Ritirala, ecco. Ha avuto l'idea, però dovevi parlare dell'aspetto economico-igienico, riprendiamo dopo. Prendiamo l'aspetto economico, che è quello più importante. Non hai guadagnato niente. Non ci ho guadagnato niente, hai per mia volontà. Hai trascurato la comunque clinica veterinaria per Zara. Mia volontà, non è che sto facendo polemica in merito, no. Però lo voglio sottolineare perché rispetto a chi ha polemizzato rientriamo anche, ci mettiamo anche il consigliere Arboretti che ha criticato prima che iniziassi la struttura, quindi senza nemmeno vederla,
dopo l'ha criticata pure senza essere venuto, nonostante io l'abbia invitato diverse volte, non è venuto a verificare quello che stava succedendo, quindi ha criticato all'inizio senza era favorevole, infatti il Consiglio Comunale era molto a favore. Era favorevole, ma subito dopo, quando sono iniziate le polemiche, ha cambiato idea criticando una cosa che non ha mai visto, continua a criticare una cosa che non ha mai visto, per cui l'ha criticata parlando di corde malmesse, casetta piccola, eccetera. Gli dico, dovete guardare, lui la conosce, la dico, sembrava una casetta in Canada, la verità. Vabbè, ci mancavano le vasche, pensioline e i fiori di là. Tutto a spese della sottoscritta, primo. Secondo, una spiaggia libera, in genere, che cosa vedete in una spiaggia libera? No, niente. Però è anche vero che le altre spiagge sembrano più, quelle che hanno fatto vedere sono più... Sono spiagge in concessione, sì, caro. In concessione, tra l'altro. Dove c'è, e dove non c'è un veterinario. E non c'è un veterinario. Infatti, i punti di forza di questa spiaggia sono la spiaggia libera, che è stato riconosciuto a livello regionale perché sono arrivati dai paesi vicini, a livello nazionale perché ne hanno parlato anche a livello nazionale. È stato riconosciuto proprio il fatto che è una spiaggia libera, quindi torno a dire, merito dell'amministrazione comunale che l'ha proposta, merito della sottoscritta che si è messa in gioco, come io sono il direttore sanitario di una clinica veterinaria, non sono Pinco Pallino, per cui mi sono messa lì gratis, non è stato apprezzato, però io ho avuto la mia professionalità che ho messo a disposizione per un servizio che è stato fatto per le persone, perché definita spiaggia per i cani ed è sbagliato, perché al cane in sé non interessa niente andare al mare per i fatti suoi, non è che ambisce stamattina a fare le vacanze. Finalmente stamattina mi hai chiarito questo concetto. Infatti questa è la spiaggia per persone che hanno, perché hanno i cani. Hanno il cane, perché il cane sta in compagnia del proprietario, e infatti una cosa che è stata, che ho notato, che non mi aspettavo, ma sono tante le cose che mi hanno sorpresa in modo positivo nella spiaggia, al di fuori in modo negativo, è il fatto che la gente in modo molto coscienzioso ma anche naturale portava il cane, faceva 2-3 ore di bagno, di gioco, eccetera, e poi andava via. Cioè, quello è il rapporto col proprio cane, come in vacanza uno gioca col proprio cane, non è che sta sotto il sole a prendere il sole insieme al cane. Il cane va al mare perché c'è il proprietario, se no sarebbe col proprietario in casa, non gliene frega niente. Un'altra cosa che io ho notato, che mi hanno fatto notare le persone che sono venute lì al mare, che mi hanno fatto notare tutti quanti, è che a differenza di una spiaggia normale in cui i cani non ci sono, ognuno sta sotto il suo ombrellone, sta per conto proprio, l'azione benefica che ha avuto la presenza degli animali è anche il fatto di aver fatto socializzare le persone, perché con il fatto del cane che gioca con l'altro cane, del cucciolo, del cane del labrador che vuole giocare con l'altro labrador, eccetera, la gente ha fatto... Nascono degli amori. Ha fatto amicizie, sono famiglie che... Sono amori, adesso. C'è chi ha messo il cuore con scritto I love you, quindi... la spiaggia... Qualcuno l'ha definita, infatti, la spiaggia dell'amore. No, queste cose ingeniche. È uno dei classici, insomma, le vignette del cagnolino che esperto. È un motivo di hanno socializzato le persone, cosa che in genere non accade. Il fatto della pipì, quando facevano la pipì sulla sabbia, il fatto della pipì, innanzitutto vabbè, ci sono delle regole per l'asportazione delle deiezioni solide e delle deiezioni liquide, tra cui non esiste solo l'urina. E ci sono delle modalità che chi ha contestato la presenza delle urine evidentemente non si è andato a documentare le modalità con cui vengono asportate. Viene asportata la parte che è stata contaminata e viene dilavato con acqua di mare o acqua dolce in modo abbondante. Chi lo fa? Il proprietario è responsabile. Il proprietario è responsabile, però la cosa particolare di questa spiaggia è stata proprio la mia presenza, una presenza veterinaria che è stata accanita e continua, per cui chi non lo ha fatto, e sono pochissimi, devo essere sincera, o per distrazione o perché non sapevano questa modalità, che poi tra l'altro è stata riportata nei vari regolamenti che ho distribuito, però è capitato. Ho provveduto io a farlo notare, a spiegare, ho provveduto pure io a pulire, perché non ho nessun problema, non è che pulire è una problematica per me. Né umiliante, dopo che sono stata in spiaggia 3 mesi gratis, significa che sono pronta a tutto purché un'iniziativa funzioni. Però sottolineo un'altra cosa, al di là delle regole che vengono rispettate nel regolamento stabilito,
è che il cane non fa la pipì di continuo, a meno che non ha una cistite, a meno che non soffre di prostata. A meno che non soffre di prostata, per cui evidentemente chi ha fatto queste osservazioni conosce bene le... possono soffrire di prostatite, possono avere oscessi prostatici, possono avere carcinomi prostatici come le persone. E nel regolamento era previsto, nel regolamento, a parte che c'è appunto un controllo veterinario che stabiliva lo stato di salute del cane, e sono in grado come medico veterinario, per quanto qualcuno lo contesti, non ricordandosi che sono un medico veterinario, sono in grado di stabilire se il cane è sano o meno. Un attimo, che è importante, lo devo chiarire al dottor Arboretti, se no mi ricontesta. Con i nomi, nel regolamento era previsto che ogni 15 minuti, un po' in modo eccessivo, i cani venissero portati a spasso per fare i loro bisogni. È eccessivo perché un cane sano non ha bisogno ogni 15 minuti di andare a fare pipì. Però i proprietari, devo dire, in modo frequente, ovviamente non ogni 15 minuti, hanno portato i cani fuori, quindi non è un luogo dove si è riempita la spiaggia di pipì o di deiezioni, assolutamente no. Però ti dico, le facevano per strada, ma raccoglievano poi? Ma come normalmente accade quando uno porta il cane a spasso, cane viene portato a spasso, ovunque succede così, non è ma che non poi succede dopo... a Giulianova sempre, che sia una polemica le cacche dei cani per strada, su, lo sai, no? No, ma tuoi... questo non riguarda la spiaggia, no, invece... cioè, anzi, al contrario delle strade, dove comunque lì riguarda anche il controllo dei vigili, quello non riguarda me. Ma faceva ma fare dei capolavori dei vigili. Al contrario delle strade, basta, all'interno della spiaggia. Toglietele l'audio, togliete il microfono, poi ti puoi riposare un po'? No, sono carichissima. Ho capito, ma io posso parlare con l'altro ospite? Prego, anche perché ha lanciato una bellissima idea, quindi questo, lo ascolto volentieri. Ma chi devi decidere? Là, chi ha la competenza in quella zona ancora? Sì, il comune adesso c'è. Comune Roseto? Quindi il comitato del parco che. Ci sarà una specie di ente gestore del parco stesso. Quindi non c'è ancora, non si è creato questo sta ente creando, gestore? Adesso stanno che mettendo i cartelli, tra l'altro è una zona che è stata abbandonata a se stessa per anni e che adesso merita, insomma, di essere curata un pochino, perché io sono contrario al discorso che il parco rappresenti una zona di territorio abbandonato a se stesso, no? Il parco va curato per essere un parco come tutte le cose. Sì, però voi siete accusati che avete ridotto. Noi abbiamo tolto. E tu in prima linea stai, eh? Ma noi abbiamo tolto dal parco esclusivamente quelle zone che nulla avevano a che fare col parco. Tra cui l'Annunziata. Insomma, no, perché sono cose così eclatanti che non meritano ulteriormente di tornarci sopra, penso, no? Se no rischiava la cementificazione, ma di che? Ormai è tutto costruito l'Annunziata. Non so che cosa c'è. Di che cosa stiamo parlando? Quando, venne il comitato, c'era un comitato, ma non mi ricordo chi era presieduto, disse, ma qua che problema c'è qui in questa zona? Invece là sì, là è bello. Là, io là credo va, che là ultimamente va. Si è perso veramente il concetto della ragione, della praticità delle cose, ma ultimamente veramente, non so, sarà che io ho vissuto un periodo nella nostra storia dove la società era presa veramente con i problemi post bellici, per cui avevamo tanti di quei problemi pratici anche di riuscire fame, a mangiare, no? Pure, no? Adesso veramente si fa polemica su niente, cioè si sta perdendo il concetto pratico delle cose, penso che sia una delle cose più negative di questa società e mi sembra di vedere, insomma, come la fine del tipo periodo del basso impero, no? Quando ormai si arriva a un benessere e poi man mano la gente non lavora più, si fa filosofia e man mano c'è il decadimento della... e poi sfortunatamente in passato ci stavano le guerre. Ma tu perché sei venuto qua? Non lo so, ma hai chiamato. Io ti ho invitato, ma che pensi che ti chiedo? Non lo so, io quando vengo in contesto tranquillo. Nel senso sei tranquillo. Tranquillissimo. Poi tu 10 minuti, mi parli pure di medicina, si può? Io posso parlare di tutto. Perché tu sei sempre medico, insomma. Io... non purtroppo, ahimè, sono andato in pensione. Ma come ti è venuto in mente? Beh, ho fatto una fesseria, è vero. Sei pentito? Sì. Sei pentito? Colpo di scena, non hai detto mai che eri pentito. No, ultimamente mi sto pentendo di aver lasciato la... Di aver lasciato la bella medicina? Sì, sì. Però ti aggiorni sempre? Leggi? Beh, ultimamente no. Non leggi più?
non leggo più per la medicina perché purtroppo... Oh, mannaggia, una... La politica, tu... contrariamente a quello che si pensa, è una, soprattutto quando si ha responsabilità regionali, è molto impegnativa. Perché sei pentito? Si lavora tantissimo. Perché sei pentito? Perché da una persona che era stimata, dove... Dovunque la andassi. Gente ti ringraziava per la tua... guarigioni, No, bella... ma anche per la disponibilità, sono diventato ormai uno un delinquente, cioè fare politica oggi sta diventando un ladro, sta diventando uno che in realtà ha perso, dico la dignità, ma insomma, una cosa che ti colpisce, cioè... Da persona, ripeto, tu hai sempre detto che ne hai fatte l'Inde, di quella vicenda famosa. Ma guarda, non c'è ombra di dubbio, avremo modo di nel tempo. Ma sei ancora sotto processo, eh? Ancora inizia, siamo appena al Caramico, siamo. Ecco, dove siete? Al? Siamo al Caramico, nel senso che ancora si decide se non rinvia a giudizio. Ah, non l'hai fatto siamo ancora? No. Speri di essere assolto? Ma io non sono certo, spero. Spero che se questo paese... Ha un... Tu telefonavi là, le intercettazioni, questo attendo. Come ti comporti mo col telefonino? Ma oggi siamo... Mi hai risposto tranquillamente. Credo, sì, ma credo che il politico sa, oggi è sicuramente il soggetto più sorvegliato da un punto di vista telefonico. Ma io pensavo che uno... se non ha fatto nulla, non avesse nessun problema, non dovrebbe temere di nulla. Invece mi sono accorto che una telefonata può essere completamente travisata. Poi, pensavi di essere sorvegliato, intercettato? Ma se ne parlava, alla fine, ripeto, tuttora penso che possa essere sorvegliato, ma non... Ormai no. No, no, sicuramente, anzi, però il problema è un altro. Cioè, veramente si è... A parte il fatto che si sente uno violentato nella propria privacy, che uno sapere che uno ti ascolta, che ti vede, è una cosa, ma al di là che tu non fai nulla, è una cosa che ti fa fastidio. Uno vuole parlare sempre di un amante, no? Come si fa? Questo viene diciamo dell'amante o non amante, che non è quello pure, il problema. Non c'è capitato quello. È una cosa anche familiare. Non c'è nell'intercettazione queste parole, non è uscita nessuna avventura. No, ma la signora è tranquilla. No, sta tranquilla. Allora a posto, questa, perché la vita privata a volte questo si stravolge, insomma. Ci vediamo stasera, quello ti dice l'assessore. Non è... una ragazza, una e che tra l'altro uno una telefonata tra amici parla in dialetto, dice le cose, poi ti rivede queste telefonate messe brutte, lì, spezzoni tra l'altro di un discorso, cioè veramente è una cosa, come dice, estrapolata una frase dal contesto, sì, generale, uno la interpreta come vuole, no? Cioè, nel senso che se uno gli può dare qualsiasi significato, cioè pensare che quando uno parla al telefono con chiunque, un familiare o una conoscente, un amico, possa essere poi quella telefonata riportata sui giornali, allora uno ci deve pensare che quando sta al telefono non è più sta in intimità con un amico, ma deve stare attento a come parla in italiano, cosa dice, quello che... Adesso è stato stabilito però che si possono pubblicare solo le parti inerenti al processo, che tutte le altre vanno stralciate, mi pare che si sia arrivato a questo. Io credo che questa storia delle intercettazioni ancora non ha una sua definizione precisa. Sì, vabbè, ma questa parte privata, insomma, uno fa quello che vuole, insomma. Ti dicevo prima. Ma sai, non è il problema tra l'altro sulla pubblicazione o meno, è comunque che qualcun altro, fosse anche il poliziotto che ascolta le cose tue personali, sinceramente, insomma, quando c'è una motivazione va bene, ma insomma essere intercettati in maniera preventiva, aspettando che tu commetta un reato, insomma, è una cosa che sinceramente la vedo molto negativa. Tutti dicono quando sono coinvolti in queste cose, però io ho fiducia nella magistratura. La tua frase è uguale? No. No, minuto, fermi tutti. Come no? No. Non ho nessuna fiducia per un semplice motivo, perché lo dico con molta serenità, anche se questo naturalmente può creare polemiche per un semplice motivo, perché credo che nel mio caso in particolare sono preciso che non ho fatto nulla, invece mi sono ritrovato in mezzo a una bufera giudiziaria che Dio solo lo sa. Faccio un altro esempio, non so se ti ricordi, perché ero qui a Teleponte, no? Quando fui accusato la prima volta di corruzione,
c'era mia figlia che era a Londra, scoprì dal telegiornale, andò a TG1, che avevo preso 300.000 euro di tangenti, non si sa, giornale per un mese. Io non sono stato mai, ho ricevuto mai un avviso di garanzia, ho chiesto se ero indagato, non c'è nulla sulla né la procura di Pescara né quella dell'ACI su questa vicenda, e per un mese mi sono ritrovato in tutta Italia a essere, tra virgolette, ci vorrebbe la parola giusta che non dico, si è capito. Su una cosa praticamente che non sta né in cielo né in terra, che non esiste nessun atto giudiziario al riguardo, cioè non esiste, dice, un'archiviazione, proprio non esiste il fascicolo. Però perché ti interrogano? No, su quel caso lì ad esempio, l'anno prima. L'anno dopo mi sono ritrovato da assessore alla sanità a essere contestato una cosa che non facevo più da presidente della TEAM ormai da tempo, tre anni prima, quindi che non era più presidente, era un anno che non mi interessava più niente di questa cosa, tutto a vedere. Ma comunque io credo una cosa, cioè non è che non ho fiducia di alcuni magistrati, sicuramente. E di quelli tuoi no, questi. Quelli. No, di alcuni rispetto ad altri, ma mi sembra che ci siano dei dati obiettivi. Oggi no, ci sono dei magistrati che hanno aperto indagini e arrestato le persone innocenti, e ne sono tanti. Succede, sì, sì. Perché poi è facile dire a distanza di 2-3 anni che non è successo niente. A quella persona gli hai creato un danno che non è più riparabile. Cioè, da nulla. Come va da questa vicenda? Capito? Tu pensi che te la porti per sempre, insomma, quando uno vuole. È un danno. Cioè, assolto, per esempio, da tutto, però dice. No, ma tanto quando sarà ora, capito, della soluzione, sarà un trafiletto che ormai può darsi che tra 3-4 anni che non faccio più. Non va più notizia, sarò in pentola, non so se camperò ancora. Quindi. Lettore, poi. Vabbè, non è che sono un ragazzino, però voglio dire, questa cosa, sinceramente, è una cosa di una violenza estrema. Vedo che devo dire una cosa, ti pesa come l'inizio, sto notando, come quando è cominciata. Di più. Cioè più passa il più tempo, passa il tempo più mi dà fastidio questa cosa. E vi posso assicurare, ma al di là della. Lo vedremo poi nel tempo, penso che il tempo farà giustizia di questa cosa, che essere accusati ingiustamente, di questo devo dire, forse ringraziare questa vicenda, se si può dire, perché nell'esperienza di un uomo. Una cosa è sentire raccontare le cose, è una cosa viverla, non è come la guerra, no? Quello che ti racconta è andato in guerra, ma starci è diverso. Ce l'avrei fatto volentieri a meno, ma sinceramente ho vissuto, ho toccato con mano quanto è pesante essere accusato ingiustamente. Una cosa, perché se uno ha fatto qualcosa, allora ce la metti in conto, capito? L'ho fatto, come posso difendere. Una violenza estrema, penso che veramente. A una persona che non ha un equilibrio psico-fisico forte, veramente devastante. Facciamo uno stacco pubblicitario e poi torniamo. Sì, grazie. Lo lasciamo perdere perché ti vedo ancora molto amareggiato. Il Revato è tutto bello sorridente. Ma. Non mi toccare questo tasto. Si può parlare di altro, insomma. Parliamo di altro, no. Beh, avevamo detto sul giornale che è la regione che mo state tagliando, per la verità. Già avete tagliato il numero di consiglieri, è scomparso il listino, Il vitalizio è scomparso, il vitalizio? L'abbiamo già fatto, non adesso. Noi l'abbiamo fatto un anno e mezzo fa, all'inizio della nostra legislatura. Abbiamo ridotto i nostri stipendi di 1.000 euro al mese. Questo va bene. Ma non adesso, sotto questa bufera. Un anno fa. Un anno, all'inizio della legislatura abbiamo fatto questi provvedimenti. Abbiamo eliminato il vitalizio per le prossime legislature. C'è la possibilità eventualmente per chi attualmente al consigliere anche eventualmente di rinunciare al vitalizio e riprendersi i versamenti che ha fatto, perché non è che questo vitalizio è privo di un finanziamento. Io mi ricordo che nel 95, quando mi candidai la prima volta in regione, Piccone ed io presentammo proprio la legge di abolizione del vitalizio. Spieghiamolo, che sarebbe il vitalizio in questo caso? È una specie di pensione, tra virgolette, cioè è come se uno fa un'assicurazione, versa una somma per un periodo di tempo, poi dice dall'età X prenderò tot al mese. 65 anni va, era? Se uno va da una assicurazione e si vuol fare un vitalizio, secondo l'età che hai, poi paghi, cioè se hai 30 anni e dici che a 60 anni vuoi avere 2.000 euro al mese, ti fa una cifra, se ce n'hai 50 vuoi avere 65 anni. La stessa cifra costa il triplo, no? Il quarto. Certo, è chiaro.
In realtà, quali erano le anomalie di questo, di questo vitalizio? Sì. È che il consigliere regionale, sia che esso avesse 30 anni, che ne aveva 65, che sta quindi per andare in pensione, pagava la stessa cifra. In modo che succedeva? Che se uno aveva 60 anni, versava quei soldi e immediatamente ne aveva il beneficio. Uno che ne aveva 30 anni doveva aspettare 30 anni. E va, questa è la prima anomalia. La seconda anomalia, che non c'è una... la somma che pagano i consiglieri non è equivalente poi a quello che la regione sborsa, che io mi ricordo ero in ufficio di presidenza e quando vidi che a fronte praticamente di 1 miliardo scarse di lire che versavamo noi come l'anno come consiglieri ne spendevamo 4,5, c'era una perdita secca di 3 miliardi di lire. In realtà questo è dovuto a che cosa, tra l'altro, che lì veramente è un'anomalia, è che non solo si dava questo vitalizio al consigliere regionale all'età di 60 anni, 55 ridotte a 60 anni, che noi abbiamo portato a 60 invece ridotte a 65, quindi l'abbiamo allungata di oltre 5 anni, ma al di là di questo era data anche alle vedove, per cui oggi stiamo pagando, ad esempio, questi vitalizi a mogli di consiglieri regionali che si erano risposate per la seconda volta, che avevano, mettiamo, 30 anni meno del marito, morto ormai 20-30 anni fa, e oggi ancora stiamo a pagare queste... Il secondo vedi. Marito. Faccio l'esempio. Sta facendo praticamente esplodere il sistema. Beh, troppo. È un costo esagerato, questa è la verità. Allora, io avevo detto, se uno si vuole fare un'assicurazione, questi soldi, mi sembra che erano circa 20 milioni di lire l'anno che versavamo per questo, uno va da un'assicurazione e se lo fa, non vedo perché non è motivo la regione debba dare questo, diciamo, non dico privilegio, ma insomma questo tipo di assicurazione. Oh, ci sta scritto sul giornale oggi che si paga 20.000 euro al mese per la sede di Bruxelles, un po' troppe. Non so se si paga 20.000 euro al mese di Bruxelles, ma delle sedi che noi abbiamo trovate, vedo il Brasile o altre situazioni, sicuramente... C'è una sede al Brasile? C'erano, l'abbiamo tolto. E che c'eravate col Brasile voi? È sempre quella storia delle esportazioni. Ma vedi, il problema cos'è? È che quando una struttura è utile, ma utile realmente alla regione, allora si fa. Va pagata, non c'è un po' di dubbio. Il problema è che spesso invece si hanno delle strutture che non sono utili, sono dannose sia da un punto di vista economico come funzionamento, ma anche sui risultati che dà. Spesso che dà. Allora voglio dire, avere una sede a Bruxelles, credo per una regione che oggi lavora soprattutto con fondi europei e quant'altro, se funzionasse e se desse la giusta assistenza, ma io credo di sì. Ma 20.000 quindi va bene 20.000 euro al mese? Io non lo so quello che costa. Informati questo. Ma non credo che sia un problema di 20.000 euro. Bruxelles sono stato una volta sola quando ero in provincia con D'Agostino. Ah no, quindi sono 3 anni, quanto è 3 anni e mezzo che sono in regione, ma ho fatto un viaggio. Nessun viaggio hai fatto? Per i conti della regione, no. Niente, quindi non lo sai come... Credo i viaggi li faccio, ma insomma... Sì, per personale, ma quindi non sai com'è questa sede di Bruxelles? No, non sono mai stato alla sede di Bruxelles, però credo che sia... Cioè, Bruxelles non è che l'affitto costa come... qui alla Gammarana, insomma. Per quando, insomma, anche qua comincia un po', la gente si lamenta, ma non si vende più niente, dice il mattone in crisi, Il mattone in crisi, abbiamo cercato di fare questa legge sull'edilizia per rilanciarla, questa volta l'ho detto proprio nella dichiarazione di voto, perché come al solito poi alla fine bisogna trovare una mediazione con l'opposizione per poter fare un provvedimento, perché quando con questo sistema democratico, giustamente, uno ha la possibilità, attraverso l'ostruzionismo, di bloccarti l'attività, perché 960 emendamenti, insomma, non è che non ti finisce mai, che li savorisci così, no? Alla fine, qual era? Le modifiche però apportate all'ultimo momento, soprattutto la spinta del consigliere Acerbo e quant'altro, andavano poi riverificate sulla praticità perché, e sulla percorribilità di queste modifiche. Perché se questo, anziché creare una sburocratizzazione del sistema, va a aumentare l'ostacolo perché uno abbia una licenza edilizia e possa costruire, automaticamente la modifichiamo, l'ho detto proprio in dichiarazione di voto perché già c'ero capitato con la vicenda del bilancio, che per far approvare il bilancio alla fine dovettemo cedere all'opposizione due cose, la revisione del VIA e sulle cave, che ha portato un grave danno poi a chi fa economia, siccome l'Abruzzo
ha bisogno di sviluppo economico, credo, che più di burocrazia. Credo che noi dobbiamo lavorare in questo senso. A volte, ripeto, le mediazioni per poter portare a casa un provvedimento sono utili e a volte anche necessarie, però non possono andare a snaturare il valore della legge, che è quella di far sì che oggi questo settore, che è veramente in crisi totale, che poi è il motore dell'economia, perché parliamoci chiaro, l'edilizia rappresenta sicuramente il settore più importante dell'economia. Perché? Perché non è soltanto l'imprenditore che costruisce la casa, e che intorno alla costruzione di una casa circola praticamente un'attività collaterale di artigiani, commercianti, industrie e quant'altro, tutto. Del resto, se voi ci pensate bene, riflettevo l'altro giorno, che il più grosso investimento che il cittadino medio fa è proprio la casa. Cioè, bueno, non vediamo l'industriale che può fare un investimento di un capannone in più che costa milioni di euro o quant'altro, ma il cittadino normale, qual è il suo più grosso investimento nella vita? È costruirsi la casa. Cioè, spesso è l'investimento, e cioè il risparmio che uno fa nella vita è quello di costruirsi una casa. Oh, bene. Tu conosci un sacco di gente, ma l'ingegner Branella non l'hai conosciuto? Non ti dice niente? Parlare, ma non lo conosco. Ha figlia questa. Adesso ritorniamo al discorso che non ci conosciamo. Andremo a cena insieme, tutti insieme, così, a Unica Beach. Quindi, non mi era nome nuovo, Branella. Sì, Branella, l'ingegnere. Ingegner Branella. Sì. Sei pure assessore, sì, a lavori pubblici. Sì, sì, sì. Ai lavori pubblici. Sì, sì. Il fatto che tanta gente, 20 anni di primariato a Giulianova, penso che quasi tutte le famiglie sicuramente sono passate. Conosci sicuramente Mimì Di Carlo, invece. Beh, questo non c'è ombra di dubbio. Grande Mimì. Allora, la rifai questa spiaggia? Io no, ma tu l'avevi sentito questa cosa delle liti quando sei entrata? Ancora la vicenda della spiaggia? Su tutti i giornali. Pure sul Times se ne è occupato. Pure. Sì, sì, Times, sì, veramente, Times. Dici? Il Washington Post, no? Che è tutto possibile. No, sì, ormai. Ma ci sono 3-4 petizioni online a livello nazionale, Milano, Torino, Roma. Non so, io penso mai di andare in politica per questa bella parlantina, battaglia. Non ci ho mai pensato, anche perché occupandomi di animali sono molto ruspante. In molti casi staresti a tuo agguaio. Ma caratterialmente penso che verrei eliminata nell'arco di 2-3 ore. Più che cani sono lupi. Lupi sono. Io sono una tigre, c'è da dire questo. Però non molla, sono una che non c'è da compromessi. Non molla. La mia caratteristica negativa per la politica è che non c'è da compromessi. Non patteggio mai, per cui sarebbe molto dura. Infatti i politici giuliesi, se non l'hanno spuntata, e non la spunteranno, perché non c'è. La dichiarazione di guerra, Loro hanno dichiarato guerra, io ero andata in pace, l'ho detto qua a Teleponte la prima dell'inaugurazione. Ho detto due cose: primo, che volevo solo una festa, una presenza pacifica, e si è trasformata in una guerra, quindi nel momento in cui, siccome la so anche combattere la guerra, quindi vado in pace, però se uno mi attacca mi difendo. La seconda è che avrei dimostrato in 3 mesi che sarebbe stata un'iniziativa vincente. A distanza di 3 mesi dichiaro di aver dimostrato, anche perché chi fa polemica non ha uno straccio di dimostrazione. Le foto sono venute fuori, le foto il 29 settembre dopo la mareggiata, hanno visto uno striscione che svolazzava attaccato alle corde che tra l'altro mi avevano tagliato, quindi io ho rimesso. E durante l'estate io ho documenti filmati, ho foto, testimonianze, gente che è venuta da fuori, ripeto, dai paesi vicini, che evidentemente hanno apprezzato più dei giuliesi stessi, e che dimostrano che la spiaggia è andata e ha avuto un trionfo. È per questo che Mastro Mauro parteggia per è obiettivo. A questo punto siamo obiettivi. All'inizio era una scommessa, adesso siamo con i dati alla mano. Tu ci sei stato più all'ospedale di Giulianova? Purtroppo. Quanti anni primario? 20. 20 anni primario. Giusto 20. E mo non sei andato più negli ultimi tempi? No, ripeto, perché pensate che fare il capogruppo di una del gruppo più grosso della storia dell'altra di questa regione, perché non c'è tempo.
Due sedi, l'Aquila e Pescara, le commissioni, i consiglieri che litigano, i problemi a non finire. E oggi è sabato, che fai in genere? Cioè, vuole un patto personale oggi. Beh, ce lo fai? Alla privacy tornata... prima. No, dico appunto, in famiglia, cioè qua, non vai da nessuna parte. Tornata con l'aereo mia figlia e andiamo a festeggiare il compleanno di mio figlio a Pescara. Non ho capito, che fa tua figlia con l'aereo? È tornata mia figlia che vive fuori con l'aereo. Quella che leggeva le notizie a Londra, poverina, assieme. È tornata. E stasera andiamo a Pescara da mio figlio che abita a Pescara a festeggiare il suo compleanno. Che fa? 30 anni. No, d'età. Che fa il lavoro che c'è? Lavoro nel settore auto. Va bene, cioè, sta tranquillo. Sì. Quindi a Terni chi ci abita? Tu e tua moglie? Io e mia moglie, c'ho un figlio che sta all'università. Ci sta un altro, ecco. È rimasto l'ultimo. Quanti anni c'ha? 20. Università dove? 20. Dove università? È stato prima, ha fatto il primo anno di farmacia, poi non è entrato in medicina, ha fatto il test, è entrato invece in Albania, poi ha rifatto il test quest'anno, l'ha vinto e adesso quindi sta aspettando se andare a Chieti o l'Aquila. Quindi fai il ME, fai la medicina? C'è capitato uno su tre, ma non hai influito, tu non hai spinto. No, beh, no. Allora influiò sui primi, in realtà. Ma siccome non ci sei riuscito, questo poveretto. No, non è così. Non è così, io sono stato molto libero nei confronti, cioè ho lasciato sempre. Lo so, è brutto tornarci, però lo voglio sapere. Io sono. Voglio sapere. Ho 10 figli, mio padre. Cioè, non sei nonno? No. Nessuno si è sposato ancora. Nonno Lanfranco, eh? Dicono che è un'esperienza unica e quando vedo questi miei amici che diventano nonni cambiano un po'. Dice che è la cosa, una delle cose più belle nella vita, anche lì una cosa raccontata. Io ti voglio fare un'ultima domanda, tornando per un attimo su quella vicenda, ma no. L'importanza di avere in quei momenti attorno a sé una famiglia unita, cioè che ti supporta. Questo senza meno è uno dei fattori importanti, come tutti gli affetti. Riescono a lenire un dolore, insomma, ecco. Però fondamentalmente, ripeto, il discorso, ma lasciamo aperto questo discorso che guarda, perché altrimenti... Ma se amareggia, ogni volta non si può toccare più questo. Un attimo, no, era tornato il sorriso, il mio troncato, parlava dei figli, poi si era rilassato. Poi prendo dei rimproveri pesanti dai miei avvocati, quindi lasciamo aperto. Vabbè, che c'è, quella è una cosa prima. Quanti ce l'hai a proposito di avvocati? Due. Sono? Se possiamo dire? Come no, Nisi e Marconi, penso che sono due professionisti molto noti a Teramo, tra l'altro. Cioè, tranquillo? Professionalmente ineccepibili. Tu non c'hai pendenze penali, no, ancora? No, ancora no. Pensi di andare avanti? Ma potrebbe fare la politica questa donna qui? Cosa? Potrebbe fare la politica, bisogna vedere... Perché il papà l'ha fatta la politica, in realtà. Sì, però è venuto via rapidamente perché... È scappato praticamente. Sì. Era al figlio abbastanza cattolico, deciso e aggressivo. Sì, cattolico di sinistra. Cattolico di sinistra. Sinistra. Quello che dice catto comunista, non ti devo perire, andate. E stavi in una giugno di sinistra, in realtà. Sì. Diversi anni fa, comunque. Sì, molti anni fa. Gerardini c'era, quindi. Sì, penso sì. Sì. Ma credo anche qui oggi si è perso molto di questa vicenda di essere destra e di sinistra. Essere destra e di sinistra 50 anni fa non è essere di destra e di sinistra. Era ma più seria, diciamo la verità. La DC e gli PC. Scontri che succedevano prima. Se riescono quelli da DC e PC, vi guarelmo per il modo di fare politica. No, veramente era. Devo cioè, dire, tu hai conosciuto Gramenzi, però per paradossalmente posso dire una cosa. Paradossalmente c'era più rispetto, eh? Sì, sì. Io per motivi anche sindacali, perché non facevo politica, ma ho fatto sindacato a livello nazionale con il rappresentante dei medici ospedalieri, la famosa ANAO, gloriosa per più di 20 anni. 20 anni, è tutto a 20 anni nazionale. Tutto a 20 anni, infatti. Ora è 20 anni che, no. che mi riposo. No, 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 c'è questo 20 anni che ricorre. 20 tu che anni. Fai in questo fine settimana? Perché ecco, infatti ti stavo per dire, a me non lo chiedere, perché io dopo che sono stata un'estate sui giornali ho bisogno della mia privacy.
Non vorrei che poi ci sono i paparazzi che mi cercano. Direttore, paparazzi sai, arriva al mare, trovate? Oh, noi abbiamo avuto la prima settimana, ma vabbè, poi ci siamo abituate, però pensavamo di andare al mare a fare controlli ai cani, quindi eravamo tutte molto free quando abbiamo visto fotografi, video, infatti su YouTube sono usciti fuori dei video che non ci siamo nemmeno accorte, quindi le ragazze si erano preparate, specchi, trucchi e cose varie, perché in arrivo... Vedi, stamattina doveva venire un altro ospite con te, ma sei impaurita, mi sa... No, forse si sarà svegliata tardi, non lo so, però sì, in generale le ragazze a cui l'ho chiesto, le mie tirocinanti, mi hanno detto no, è meglio di no, non me la sento. Va bene, grazie. Devono essere paparezzate. Buona giornata, vediamo se resiste un altro anno, vediamo. Come no? No, quindi ritiro la domanda. Unica bitch deve rimanere. Non sappiamo dove, però. Non sappiamo dove. Ci sta questa proposta. Non sappiamo dove. Tu entro quando devi sapere, perché quest'anno è andata veloce. A breve. Ma manco non si è formato il comitato di regione. Può parlare col sindaco di Roseto intanto. Poi intanto cominciare a vedere. Ma non volevo star là, capite che vuole. Giulia, però, l'annunziata. Su che cosa punti? Beh, poi mi dici che lo ripeto, quindi dimmi vicino al Caprisse, dove vuole... Io punto sull'intelligenza e la preparazione di Mastro Mauro, il carattere che deve dimostrare di avere. Che vuole far fallire Giulianova? Mi vuole in concorrenza, dopo io nord? Faccio chiudere le attività giuliesi. Se vuoi andare a nord, spiaggia nord? Allora, io ho valutato le varie parti, secondo me la spiaggia nord non è adatta. L'ideale è sempre quella, resta? Come? Resta quella l'ideale? Sì. L'ideale secondo me sì. Va bene. Grazie, buon fine settimana a Giussi Branella. Grazie, che fai? Io? Okay. Torno a Giulianova. Grazie. Vai tutto so. Bene? Ci rivedremo tra 20 anni ancora. Quanto c'hai tu? Spero di sì. Ho fatto 61 anni e quindi, tu vuoi vedere se... Non so se è qua, forse andremo anche in televisione più importante. Sono tanti, possono essere anche pochi. Anche pochi, però questo 20, auguriamocelo, no? Come no? Grazie, buon fine settimana a tutti.